Buonasera a tutti, ben ritrovati agli amici che ci seguono su Siena TV, ma anche ai tanti ascoltatori di Radio Siena, perché lo ricordiamo, insomma, in questi giorni di festa Siena TV e Radio Siena cercano di raccontare la festa, di portarla anche nelle case di chi, Daniele, magari non può essere qua in piazza a godere, insomma, delle magiche serate notturne di quella che è la festa del Palio. E poi tutti quelli su internet, sullo streaming, sono tantissimi, no? E quindi sono noi tantissimi. Abbiamo un pubblico affezionato, speriamo che resti con noi stasera. Quelli che non sono incontrati, quelli che sono incontrati li salutiamo uguale, certo. Beati loro che si godono una che bella serata. Che si godono serata. La festa, no? Sì. A 360 gradi. Come di consueto Piazza con Vista torna anche per questa edizione della Carriera di Luglio 2013, la formula è sempre la stessa, avremo tanti ospiti del mondo della cultura, del mondo del giornalismo, ma avremo anche tanti ospiti del mondo dell'arte, perché Siena è una piccola città ma è una grande città dal punto di vista artistico. Voglio ringraziare subito Giacomo Jack Paradiso e Rock Factory, ci ha portato qua questa sera il primo gruppo che allieterà questa serata, avremo modo di parlarne e poi nelle prossime sere avremo anche altri rappresentanti di Rock Factory, spazio anche alla danza e poi avremo Pierluigi Sacco, lo ricordiamo, direttore di candidatura per questa Siena Capitale Europea della Cultura 2019, ma la prima parte quest'anno è assolutamente dedicata alla cronaca della giornata, all'attualità paliesca, giornata intera. Un palio che parte subito con un sacco di polemiche. Sì, si è detto sarà un palio caldo, in realtà è un freddo che si muore. Caldo sembra sotto altri un palio punti straordinario di fine settembre. Vero, vero. Però insomma, caldo per la passione di tutti noi e io ringrazio quindi i miei colleghi giornalisti con i quali mi vado un pochino. Io mi devo arrampicare. Inizi nel le tue chiacchiere, sì, si poi, deve quindi arrampicare, è bellissimo. Spero. No, tra l'altro la nostra scenografia, dicevo, è molto molto green quest'anno, Diamo un siamo occhio anche ecosostenibili. Ecosostenibili, esatto. Allora, grazie Valentina. E allora vado subito a presentare Maurizio Bianchini, l'uomo che sta lavorando in questi giorni per produrre anche documentari, filmati, video che andranno a completare, Maurizio, la telecronaca sulla Rai. Sei ormai il nostro, come dire, avamposto in questo in questa ribalta nazionale. Avamposto non me l'aveva mai detto nessuno. Comunque, diciamo in questa ribalta nazionale importantissima che per noi, ci sarà ovviamente la diretta Rai anche quest'anno e non solo per la corsa ma anche appunto per filmati che raccontano un po' per come siamo noi senesi e la nostra passione, è così? Sì, in effetti il fatto di poter fare produrre qualche filmato è soltanto un pretesto per poter avere il modo di raccontare nel miglior modo possibile quello a cui i telespettatori stanno per assistere, perché la differenza che c'è fra fare una cronaca, raccontare un evento ai senesi o comunque a chi è già in possesso di nozioni e quello che dobbiamo fare noi invece per un pubblico che dobbiamo ritenere digiuno di tutto, è quello di non dare niente per scontato e ripartire sempre, come si dice, dalla morte del primo topo, perché siamo costretti a fare questo e evitare che la cosa venga presa, venga travisata come un evento sportivo. Questo rischio c'è e allora i 45 minuti prima dell'uscita dei cavalli dovranno servire principalmente proprio per dare il senso e per raccontare a cosa si sta per assistere e quello che c'è dietro a cosa si sta per assistere, quindi tutto quello che si può fare e bisogna cercare di farlo in maniera molto stringata ovviamente, però non si può fare certo attraverso la cronaca pedissequa del corteo storico per esempio, per cui va fatto qualcosa che esula da quello che si sta avvenendo, che sta avvenendo sotto di noi, anche se è uno spettacolo meraviglioso, voglio dire, certo. Però saranno dei flash e così. Bene, poi Gaia Tancredi del Corriere di Siena, finiamo tutta la carrellata, Roberto Morrocchi che scrive su Ok Siena, un sito su cui appunto esprime i suoi pareri su tutto e non solo sul palio, e poi alla mia sinistra Andrea Sbardellati, presidente del gruppo stampa senese ma anche colonna, diciamo, delle trasmissioni di Siena TV e di Radio Siena. Io tornerei a Gaia Tancredi perché il Corriere di Siena è veramente un giornale che attraverso il mix opportuno fra articoli e foto da anni racconta il palio con grande passione da parte di tutta la redazione, quindi è davvero un mix molto gradevole. Anche la scelta di fare per esempio a volte delle foto in prima pagina che rilanciano
poi il contenuto interno è a mio parere molto gradevole, molto bella, e quindi insomma c'è come dire, un mix fra passione senese e professionalità che non guasta mai. Sì, indubbiamente, è una grande squadra formata da persone appassionate che lo fanno da tanti anni, che si mettono a disposizione di questo inserto molto ricco, come dicevi tu, di interviste, di curiosità, di cronache, ma anche di tante foto, perché poi alla fine i senesi hanno voglia di vedersi, certo, sul giornale, quindi facciamo anche questo. Però ecco, per noi è sempre un grande piacere, lo facciamo dalle ore 6 di quest'oggi ad esempio fino a 5 minuti fa, quando ho scritto la cronaca di questa prova rocambolesca, e quindi ecco, la giornata è lunghissima, abbiamo cominciato con le previsite svegliandoci alle 5, ma non importa, per noi è importantissimo il prodotto che va in edicola, abbiamo fatto ben 30 pagine, le rifaremo anche oggi per il giornale Troverete Domani in edicola, quindi per noi è un lavoro molto appassionante. È così. Roberto Morrocchi, allora, anche lui, voglio dire, artefice di articoli, commenti sulla carta stampata in altre epoche, e adesso il web. In altre epoche, nel senso qualche anno fa, dai, anche io dovrei dire la stessa cosa di me, insomma. No. Va bene. Il web adesso ti consente comunque di dire la tua, per esempio, di divertirmi, e la tua, cominciamo subito a entrare nel vivo, la dici anche su questa scelta dei cavalli, che non ti è piaciuta granché. No, non è piaciuta, nelle strategie i capitani devono fare come meglio credono, la faccia ce la mettono loro. Certo, il livellamento è stato in basso, anzi io nel mio titolo ci ho messo in bassissimo, perché basso così non era mai stato. Hanno scartato tutti i cavalli che avevano vinto, alcuni che avevano fatto soltanto un giro ma dice erano molto forti, un altro che poteva essere forte l'hanno scartato lo stesso, hanno preso un solo cavallo che ha vinto il Palio, lo specialista nel montone, e quindi dal Palio dei cavalli è diventato il Palio dei Fantini. Non so se l'avete notato, ma stasera su 10 Fantini ce n'erano ben 7. Uno ha vinto un Palio solo, ma gli altri già plurivittoriosi, quindi è chiaro che se la qualità scade nel cavallo si cerca di avere il Fantino. Il tutto perché? Perché evidentemente qualcuno si è fatto abbindolare da un capitano o da un Fantino, oppure da un capitano e da un Fantino insieme, andiamo verso questa strada. Il problema è che poi la sorte manda i cavalli migliori in stalle dove altri non possono montare, e quindi c'è stata la corsa entro le 16:45 di trovare monte, e poi alla fine si sono tutti sistemati. Vedremo alla fine cosa succederà. È chiaro che però qualcosa si è perso, stamani hanno saltato in due soli. Io sono del Palio di una volta, la libidine era alla mattina della tratta, saltare per il cavallo, bombolone, tutti insieme. Stamani si guardavano e si diceva, si fa, si salta. Non è più il Palio come piace a me, almeno oggi. Andrea Sbardellati, fra l'altro risulta che per il Striceddu c'è stato un cappotto 10-0, e quindi tutti erano d'accordo per l'esclusione di Striceddu, e poi però insomma il ranking del Palio c'è comunque, perché lo specialista a cavallo che ha vinto lo scorso anno d'agosto ha fatto esultare ovviamente il Val di Montone, e la Lupa esulta per Indianos, che è un ottimo cavallo. Sì, soprattutto un cavallo esperto come lo è lo specialista, e questo diciamo ha fatto saltare due popoli, e effettivamente gli altri sono usciti da piazza in maniera un po' più anonima, anche coloro che hanno avuto cavalli che hanno già corso in piazza, Guess nell'Oca, Mocambo nella Torre e Morosita prima nel Nicchio, insomma non hanno i popoli accettato con grande entusiasmo questo, però questo fa parte un po' del Palio, l'importante è che questo rispecchia un po' le strategie dei capitani. I capitani hanno poi dedicato forse più tempo nella definizione delle monte, l'abbiamo seguita qui in diretta durante la trasmissione pomeridiana, e abbiamo anche potuto seguire questo assestamento anche forse con qualche piccola cosa magari non aspettata, come magari poteva non essere aspettato il Bruschelli. Stiamo vedendo la prima prova, c'è stata la caduta del Mulas nella Pantera subito in avvio. Ecco, fra l'altro Andrea,
cosa ne pensi di questa caduta? Ma guarda, io la caduta diciamo è stata un attimo un'incertezza del cavallo, il fantino, che comunque non dovrebbe aver riportato nessun problema. Il cavallo poi si è fermato al primo giro a San Martino e dopo il cavallo non, non aveva più la briglia, e diciamo io sono andato personalmente proprio nella pista a vedere cosa è successo a questo cavallo, perché stavamo facendo la cronaca diretta e abbiamo visto il cavallo della Pantera aveva diciamo delle forme diciamo di sanguinamento della bocca, ecco, questo è quello che ho potuto notare io dal cavallo. Vedete, in questo momento c'è il replay, lo possiamo commentare, Daniele, c'è proprio il momento del canape che magari buttato giù credo dalla contrada dell'istrice. C'è in quel momento il canape che rimane teso, certo. E in quel momento c'è la caduta inevitabile della Pantera, del Munas, che resta imbrigliato in questa situazione fortuita, diciamo così, casuale, però una situazione che l'ha portato a cadere. Ecco, questo è proprio il replay, quindi la regia ci propone il momento diciamo fondamentale della prima prova, poi dopo la prova si è sviluppata in maniera tranquilla con la vittoria dell'istice, e questo diciamo è un problema perché il cavallo apparentemente non sembrava avesse riportato nulla dal punto di vista delle quattro zampe, però aveva questo problema alla bocca in termine, e a volte in ambiente dei cavallai viene detto che si è un po' sboccato, questo è quello che viene detto, però auguriamoci vedremo un po' quello che succede. Maurizio Bianchini, un giudizio su questa prima giornata, dalla scelta dei cavalli a questo incidente in avvio di prova. Senti, la scelta dei cavalli, io sì, ho sentito il commento di Roberto Morrocchi, ho sentito altri commenti durante tutta la giornata, però in effetti mi pare che qui si sta troppo, vorrei usare un termine nuovo ma non, mocianizzando la faccenda. Mocianizzando non è male. Mocianizzando, perché questo fatto di seguire i cavalli a Mociano, anche se quest'anno si sono fatte meno corse, seguire in maniera così o così, mi pare che si parla più di quello che è andato bene a Legnano, quell'altro è andato bene a Fucecchio, cioè il palio è un'altra storia, ragazzi, da sempre è stata un'altra storia. Il fatto stesso che i capitani possono decidere di prendere i migliori o i peggiori, possono prendere anche più somari, e questa è una prerogativa dei capitani, non può essere messa in discussione dal proprietario del cavallo che è bravo, dice hanno scartato il mio che andava forte, hanno preso quello che è un somaro. E dove è scritto che deve essere preso per forza il più veloce? Non solo, ma questo per fare un discorso ancora più realista, io mi ricordo dei cavalli, è giusto quello che diceva Roberto, si saltava prima, sì, ma si saltava in due o tre perché c'erano due o tre cavalli buoni, il resto erano tagliati fuori, qui tagliato fuori non c'è nessuno intanto. Poi qua ai tempi di quando si saltava per queste cose, io mi ricordo dei cavalli che in piazza sono stati fenomenali, Topolone per esempio, a Pian delle Fornaci arrivava ultimo, ma no ultimo staccato, certo. Panezio arrivava ultimo e in piazza è stato quello che è stato, altri cavalli sono stati cavalli invece al contrario clamorosi nell'ippodromo, mi riferisco a Saputello, a altri cavalli di nome, così, ora tutti non mi vengono in mente, ma insomma Figaro, in piazza non hanno mai fatto niente. Quindi voglio dire, il problema qual è? Io stamani parlavo anche con i veterinari, il problema è che molto spesso il cavallo dipende da come reagisce ai quattro giorni, cioè ci sono dei cavalli, ci sono sempre stati, cavalli che se il palio fosse il primo giorno, il giorno dell'assegnazione, ne avrebbero vinti 50 di pali. Dopo quattro giorni c'è quel cavallo che mangia una volta o due perché lo stress gli prende lo stomaco, non riesce a mangiare, il cambio di stalla gli dà noia, l'eccitazione di essere portato in mezzo alla gente mattina e sera gli provoca uno stress per cui il cavallo si finisce e arriva al palio spento. Quindi c'è un tipo di reazione, il fatto di correre per esempio nel duro, perché il tufo, a parte oggi era un po' molliccio, ma insomma è comunque un fondo abbastanza duro, anche se elastico, eccetera, rispetto alle sabbie, ai sabbioni di Mociano, di Monticiano, di Monteroni o dove vanno, insomma. Certo, quindi certo. Questo bisogna. Una situazione peculiare, ovviamente. Gaia, anche a te un giudizio sia sul quadro appunto dei cavalli scelti, ma anche su questa giornata del Valzer delle Monte. Sì, è rispettabile il giudizio di Maurizio, però credo che in questo palio sia tutto condizionato dalle nuove rivalità in campo e che tutto parta da lì, dal fatto che i capitani siano
coraggiosi, non lo so se questa volta si possano definire tali, forse non tanto, e quindi ovviamente sono spariti prima o poi tutte le punte di diamante di un lotto possibile, e questo è anche normale, cioè si ha un po' di paura a mettersi in mostra e comunque a dover gestire un cavallo di belle speranze, insomma, e quindi si cerca di appiattire un po' tutto per mischiare un po' le carte il più possibile di fronte al fatto che vicina ci sta sicuramente l'avversario a parte la pantera. E la giornata di oggi a parte è stata molto particolare per via del tempo che abbiamo dovuto così attendere la mattina in piazza, ma tutto è scorso abbastanza bene. Devo dire che al di là del fatto che sia grandinato ieri, ci sia stato questo maltempo comunque ad abbattersi sul palio, questa mattina la pista, grazie a un intervento incredibile devo dire di tutta la squadra tecnica, la pista era veramente anche con qualche polemica, sì, no? Per la decisione del sindaco, qualche polemica inevitabile perché nel palio non si fa mai niente poi che non venga contestato, quindi è così insomma, però è scorso tutto molto bene, sì. E la pista era veramente ottima, devo dire, in altre situazioni che, quando abbiamo rispettato i tempi eccetera, era molto peggio, devo assolutamente dire. E quindi vabbè, detto questo, abbiamo avuto questa prova appunto abbastanza rocambolesca con questo incidente che credo sia dovuto a un abbassamento lento del canape, forse di un eccesso di velocità, di sprint alla mossa dei Fantini, che si sono mossi un po' troppo presto, hanno affiancato presto e quindi in 9, quindi insomma l'hanno portato molto avanti ed c'è stata questa caduta del Mulas, che però devo fare complimenti al Mulas perché ha fatto un gesto atletico incredibile, perché è caduto in piedi e non è cosetta da poco, perché non era molto facile cadere sotto gli zoccoli del cavallo, sì, e quindi sì, va sottolineato anche questo. Roberto, allora parlavamo delle monte, ricordiamo le Val di Montone Jonathan Bartoletti, la Pantera Mulas Convoglia, all'Oca Giovanni Azzeni con Tittia, Civetta Alessio Micheli detto Girolamo, Istrice Walter Pusceddu detto Bighino, Lupa Andrea Mari detto Brio, Torre Giuseppe Zedde detto Cingillo, Leocorno Luigi Bruschelli detto Trecciolino, Onda Luca Minisini detto Dennicchio, Sebastiano Murtas detto Grandine. Fantini giusti al posto giusto? Fantini giusti al posto giusto, perché nella Lupa è andato subito il Mari su Indianos, e perché nel Val di Montone è andato il Fantino che l'aveva portato alla vittoria lo scorso anno, quindi gli altri si sono adattati. Io torno a dirlo perché insomma, il palio è anche questo, e l'ultimo che a un certo punto ha battezzato il cavallo e la contrada, se non l'ultimo o il penultimo, è stato il Trecciolino. Che Trecciolino chiaramente poi ha scelto il cavallo e la contrada giusta, perché poteva benissimo montare nell'Istrice, ma con la Lupa diciamo così vincente non gli conveniva. La stessa cosa avrebbe potuto fare montando nel Nicchio, ma c'è il Montone dall'altra parte. Alla fine ha scelto, e credo che ancora una volta abbia scelto nella maniera giusta, perché ha scelto un cavallino che lui sicuramente apprezza e dove può fare un palio nettamente più tranquillo. Poi vedremo quello che succede. L'Istrice ha già espresso la sua volontà, ha montato Walter Pusceddu si è fatto questa nomea nell'ultimo periodo di Fantino fra virgolette killer, vedremo quello che potrà fare nei confronti della Lupa, ma è chiaro che l'Istrice va a fare un palio anti avversaria, come è normale che sia. Su invece sulla scelta dei cavalli, una cosa la devo dire: siamo stati un anno a dire ci vogliono cavalli più esperti. A un certo punto hanno fatto un lavoro eccezionale l'equipe veterinaria, scelgono un lotto addirittura di 10, sembrava fatto apposta, invece 5 cavalli nuovi e gli esperti vengono mandati quasi tutti a casa. Certo i capitani devono fare le strategie, ha ragione Maurizio, devono fare quello che gli pare, ma il giornalista può benissimo commentare quello che fa il capitano. Non c'è dubbio. Andrea Sbardellati, Fantini giusti sul cavallo giusto? Ma sai, quello è l'adattamento. Questi Fantini conoscono a questo punto, credo, direi un bel cerchio di cavalli, sono professionisti, si allenano tutti i giorni. Fra l'altro durante la diretta abbiamo intervistato Lucia Totola, proprietaria del cavallo dell'Onda o Zastru,
ed era naturalmente molto felice della scelta del suo cavallo, e poi mi diceva anche che talvolta anche Luca Minisini lo va a montare, per cui insomma questi fantini, più che altro Daniele Giusti, sono fantini che professionisti che conoscono una bella rosa di cavalli, hanno l'opportunità di montare molti cavalli, e naturalmente e probabilmente, ecco, non è la prima volta che stasera hanno montato questi soggetti. Questa è la storia, diciamo, degli allenamenti ormai di questi ragazzi che sono dei sani e puri professionisti atleti. E per quanto riguarda le indicazioni che può dare, sì, è la Lupa con il Mari e anche il Montone con il Bartoletti, ha poi visto gli altri assestarsi. Stranamente non è stata la prima scelta quella del Bruschelli, questo si può dire, perché non è stato lui a dettare i tempi come, diciamo, succedeva qualche tempo fa, diciamo, forse questo può essere anche un segnale. Ecco, esatto, è una situazione un po' più complessa, però diciamo che è chiara la strategia dell'Istrice, è chiara, mi sembra, anche la logica di contrade come Loca, che, diciamo, va a montare un fantino ben noto, ben conosciuto, un fantino vittorioso. La Torre monta di nuovo Giuseppe Zetti, detto Cingillo, magari in questo contesto un fantino sicuramente importante, e poi anche gli altri hanno le loro potenzialità con il Nicchio, con la Civetta e tutti gli altri. Bene, io direi alla regia di preparare intanto l'intervista a un fantino un po' speciale, perché il Palio di Siena è il palio dei cavalli, è il palio dei fantini che montano, ma anche a volte un po' il palio della nostalgia per alcune persone che al palio hanno avuto il loro momento di gloria, il momento in cui nella loro vita hanno vissuto di una luce assolutamente accecante, di una ribalta assolutamente bella. È così. Si aggirano per la piazza vecchi fantini, anche vittoriosi, che hanno scritto un po' la storia del palio. E quindi, come dire, trovarli sul tufo, ovviamente un po' invecchiati, ma a qualcuno anche col fisico tirato, diciamo, è sempre un'occasione per andare a sentirli. Noi abbiamo incontrato stamani Adolfo Manzi, detto Ercolino. Ecco l'intervista. Adolfo Manzi, detto Ercolino, sulla pista di tufo di Piazza del Campo, che l'ha visto vittorioso per l'ultima volta nel 1981 con i colori della Contrada del Nicchio, Balente, un palio particolarissimo. Ecco, che cosa provi a ricalcare il tufo stavolta con le tue gambe, non con quelle dei cavalli? Beh, venire a Siena è sempre un piacere immenso, diciamo, che non è che si può descrivere. Il palio non si dimentica, attacca, è una malattia infettiva. Tutto lì. Ecco, adesso di che cosa ti occupi e cosa fai, dove vivi, raccontaci un po'. Ma io vivo a Roma come sempre, mi occupo sempre dei cavalli da corsa, è un momentaccio per l'ippica in generale, insomma, ecco, tutto lì. Ecco, dal punto di vista dei cavalli del palio, segui ancora la dinamica dei cavalli più forti, quelli meno forti, oppure vieni quasi, come dire, per rifare un tuffo nel passato e basta? No, io vengo perché proprio per, cioè, è come se ci fosse un qualche, è una droga, se devi venire, la macchina parte da sola e arriva a Siena. Per quanto riguarda, insomma, questi cavalli del palio, non è che me ne impiccio tanto, perché bisognerebbe star qui. Poi prima si vedeva abbastanza bene in televisione anche a Roma, mo ci stanno un po' dei problemi per segnale, e poi quest'anno è stato un po' particolare con questo tempaccio strano, insomma, sinceramente parlando non è che l'abbia seguito in granché, un po' per due cose, un po' per segnale, un po' perché le prove, le corse hanno fatto quelle che hanno potuto, abbiamo visto pochissimo. Ecco, una volta i fantini venivano dall'Alto Lazio, venivano dalla Sardegna, venivano da terre in cui la fatica era unita al lavoro sui cavalli. Adesso i fantini più forti sono senesi e toscani, Bruschelli, Mari e Bartoletti. Beh sì, anche perché piano piano anche i toscani hanno cercato da imparare, insomma, ecco. Poi è anche giusto che gira gira veniva fuori qualche fantino da qua, no? C'è più soddisfazione, penso. Allora, abbiamo sentito Adolfo Manzi, non so se avete visto lo sguardo di quest'uomo, che era uno sguardo, a me è sembrato venato di nostalgia. Maurizio Bianchini, che ne pensi?
Ne penso che io stamani ho parlato con Adolfo Mazzi, ho visto anche altri e mi è venuta l'idea, considerando quello che dicevi te e soprattutto sentendo anche la conferma da Adolfo Mazzi, che questi personaggi, tutti i Fantini, che i vecchi Fantini che hanno corso in piazza e ai quali la piazza e il Palio gli ha cambiato la vita, soprattutto quelli che hanno vinto un Palio e che continuano a venire a distanza di anni, di farli fare un omaggio facendoli fare una batteria a cavallo, nel senso di farli fare proprio al termine delle batterie regolari, far correre loro. Ne ho parlato con Gaia che era con me e la cosa sembra che sia piaciuta, nel senso, poi ho chiesto anche a Fantini, erano tutti disponibili, qualcuno, Adolfo stesso mi ha detto io mi rialleno, nel senso, per cui c'è questa cosa che credo possa essere divertente. Allora abbiamo buttato giù insieme a Gaia, ora poi lei dirà più nei dettagli, però una specie di regolamento per cui sarà ammesso un Fantino che non corre più da almeno 5-6 anni anche che abbia vinto almeno un Palio, perché altrimenti e poi con i cavalli, dillo te quello. Ma è già scattata la competizione. Non è un'idea, avete già messo su l'organizzazione. Abbiamo messo insieme una squadra, perché questa mattina è nata quest'idea, avevamo tanto tempo, hai visto i tempi erano lunghi, sì. E quindi qualcosa dovevamo inventarci e l'idea di Maurizio è piaciuta subito a tutti e c'erano diversi Fantini ex questa mattina e Bastiano, che è un grande giocherellone, questa cosa l'ha colta subito, ha deciso che insomma si poteva fare una bella squadra, tant'è vero che ha detto a un certo punto, se sono di rincorsa e mi dai la mossa, poi voglio un prosciutto, e quindi si pagano così, insomma, col certo. Prosciutto, il salame, queste cose, ma insomma verrà una cosa divertente se il sindaco Valentini ce la fa fare, perché ci vai domani a dirglielo, perché se no noi facciamo tutta questa storia e poi il sindaco Valentini ha una batteria a sorpresa. Ma poi al sindaco bisogna dargli delle indicazioni di chi è d'accordo, nel senso, io devo portare un elenco di persone che hanno aderito, compreso il vice Mossier Giorgi, che ha detto lui è disposto a dare la mossa, per cui cosa, vediamo se ci riesce a fare questo. Chissà. Abbiamo fatto le omaggi a cavalli storici, possiamo farle anche a qualche umano storico, no? Quindi. Va bene, allora io intanto ringrazio tutti i colleghi. Grazie giornalisti di essere buon lavoro, stati con noi. Valentina, allora sì, noi tra poco torneremo con la musica, il tempo di far preparare i nostri ragazzi di Rock Factory e poi insomma anche farveli conoscere, perché saranno loro i protagonisti di questa serata di Piazza con Vista. Prima però qualche consiglio anche per voi amici a casa. Eccoci tornati in diretta qua da Piazza del Mercato, sotto al Tartarugone, Piazza con Vista edizione 2013, e come promesso e come è tra l'altro nella tradizione della nostra trasmissione, torniamo con un intervento musicale. Partner anche quest'anno di Piazza con Vista, Giacomo Jack Paradiso, sarà con noi domani sera, però proprio per questa prima serata ci ha mandato questi tre ragazzi, Francesco, Andrea e Alessandro. Francesco tra l'altro come leader vocale della band questa sera sei anche il portavoce, no? Di quello che è questo gruppo. Voi siete il Sogno Livido, un gruppo peraltro che nasce all'interno di Rock Factory proprio con l'intento di far sperimentare ai ragazzi il live, sì. Quindi portare rispetto anche a quelle che sono tutte le fasi che comporta un suonare dal vivo, dal fare i suoni e quindi il rapporto che si ha con il fonico a proprio reggere il palco. Tu tra l'altro sei un allievo di Giacomo alla chitarra, ti vediamo invece nella veste di cantante. Raccontami un po' questo cambio di rotta, tra virgolette. Allora, in realtà io ho fatto lezione di chitarra per circa 8 anni, l'anno prossimo finirò la scuola per quanto riguarda lo strumento e la chitarra. Oggi canto e basta, ma in realtà nei Sogno Livido come progetto suono anche la chitarra, mentre lui in realtà è un batterista che oggi prende in prestito, certo, un altro strumento. Certo. Ecco, questo però è un po' nello spirito, no? di questo corso, di questo progetto di musica d'insieme che voi fate a Rock Factory, quello proprio di studiare non solo lo strumento per cui uno magari ha dedicato la vita, ma anche cimentarsi in altre cose. Sì, principalmente il progetto First Generation è un progetto che prevede, l'aiuto, che deve essere necessariamente dato ai ragazzi che
entrano nel mondo della musica, imparano a suonare uno strumento, formano un gruppo, però hanno bisogno praticamente di un aiuto in più, che certo. Ci viene dato dalla scuola in due modi. Il primo è quello praticamente di un aiuto nell'arrangiamento dei brani, i brani vengono arrangiati anche dai maestri, e poi successivamente la scuola aiuta anche a trovare degli spazi. Noi oggi infatti siamo qui proprio perché parte del progetto First Generation, e quindi anche questo spazio ci è stato ritagliato grazie, diciamo, alla funzionalità stessa del progetto Certo. In cui siamo coinvolti. Allora, Sogno Livido, stasera ci farete ascoltare tra l'altro tre brani inediti. Giusto. Partiamo con quale? Neve. Allora, ascoltiamo Neve, tra l'altro siamo un po' in tema, che dici Daniele? Ha detto Neve, detto adattissimo alla serata. Non è proprio da neve, però una cosa va detta, perché tutti si lamentano del tempo, io sarò controcorrente, ma se non piove questo clima per noi che lavoriamo almeno, è meraviglioso. Anche io posso tenere la giacca, esatto. Un'altra volta. Io sto patendo un po' di freddo, però vabbè, lo facciamo. Allora, vi facciamo suonare i Sogno Livido con Neve. Gelano gli arti, non c'è controllo. In silenzio annulli il senso delle forme. E come neve allo zero, lenta copri l'anima. In attesa imponi al mondo il tuo colore. E come neve allo zero, lenta copri l'anima. Gelo, lo sguardo assente, il volto è impallidito con il cielo, soffia ghiaccio dentro il corpo, blocco il traffico di ogni senso e sento di non capire che tempo fa. In silenzio annulli il senso delle forme e come neve allo zero, lenta copri l'anima. In attesa imponi al mondo il tuo colore. E come neve allo zero, lenta copri l'anima. Se ne può più, per oggi basta andare giù, di neve non se ne può più. In silenzio annulli il senso delle forme e come neve allo zero, lenta copri l'anima. In attesa imponi al mondo il tuo colore e come neve allo zero, lenta copri l'anima. E come neve allo zero, lenta copri l'anima. Grazie. Grazie mille ai Sogno Livido. Tra l'altro la musica è veramente una forma di aggregazione incredibile, come si sentono le prime nuote risuonare anche qua in Piazza del Mercato e subito si formano i capannelli, no? Certo. Che arrivano. Li risentiremo comunque più avanti perché saranno con noi per tutta la serata i Sogno Livido grazie a Rock Factory, ma adesso c'è la tua parte che hai voluto fortemente, tra l'altro è una cosa bella perché secondo me dà modo di far vedere questi ragazzi, ma anche di ribadire
ribadire qual è l'importanza, almeno come era una volta, soprattutto nelle grandi contrade, di entrare in piazza. Come è sempre, perché dal sogno livido passiamo invece al sogno punto e basta. Noi parleremo in questa parte della trasmissione ogni sera di quei contraioli che entrano in piazza, Alfieri e Tamburini, e che quindi portano sul tufo, in un momento molto particolare di grande emozione, l'orgoglio della propria contrada e quindi impersonificano il sogno dell'esaltazione sul tufo. Ovviamente il cavallo è il protagonista principale, il fantino è lo strumento poi per vincere il palio, ma la passione di chi si veste per il corteo storico e di chi soprattutto gira la bandiera e muove le mazze del tamburo è davvero l'impersonificazione dell'appartenenza ad una contrada. E quindi ogni sera avremo degli alfieri e dei tamburini che magari non entrano nel palio prossimo del 2 luglio, invece sentiremo delle interviste con giovani che entreranno proprio in piazza il 2 luglio. Stasera gli ospiti di quelli che non entrano in piazza il 2 di luglio sono Alfieri e Tamburino del Nicchio, e quindi alla mia destra Niccolò Fattorini, buonasera. Alfiere, Davide Giannini, buonasera. Tamburino, e Nicola Giustarini, buonasera. Alfiere. Fra l'altro, voglio dire, gli alfieri sono sempre alti, slanciati, e insomma, voglio dire, io non ero così, giravo la bandiera, ho fatto 3 giri, poi, come dire, mi consigliano di fare altro, insomma, ecco, chissà perché. E, insomma, nella contrada del Nicchio c'è un grande, come dire, persona che ha istruito tante generazioni, lo possiamo dire, Angelino Lorenzetti, e ricordo un suo caldo consiglio a fare altro, insomma, ecco perché non andava bene neppure per il giro. Ma veniamo invece alle cose, come dire, al sogno vero, Niccolò, perché credo che chi inizia a girare la bandiera con il sogno di entrare in piazza e poi ce la fa, realizza davvero una grande cosa, è così? Sì, è un'emozione bellissima, che sogni fin quando sei bambino e appunto se hai la fortuna poi di realizzare, diciamo, è una cosa unica, ecco, almeno per me. Io giro la bandiera fin da quando sono un bambino, ho avuto la fortuna di fare il mini Masgalano per la mia contrada, 5 anni, e dopodiché appunto dopo molti anni di allenamento poi sono entrato in piazza. Nicola, fra l'altro, quante volte siete entrati in piazza tu e Niccolò insieme? Siamo entrati in piazza 6 volte. Sempre con Davide Tamburino? No. Siamo entrati con Giacomo Moretti, con Giacomo Rosati, siamo entrati un po'... I tamburini girano, gli alfieri non cambiano mai, ma i tamburini ogni anno c'è qualcuno di diverso. Ecco, Davide, il rullo del tamburo, no? È un mix... di potenza ma anche di maestria, perché poi sì, anche un se po' si di precisione nel bordo del tamburo, no? Cioè si rischia di steccare. Invece per te che cos'è suonare il tamburo? Ma per me suonare il tamburo è un mix di emozioni, perché come ha anche detto Niccolò, quando uno è bambino e inizia a primi tempi a andare agli allenamenti, il sogno che tutti hanno dentro la testa è un giorno andare sopra il tufo con la propria montura e rappresentare la propria contrada. Noi abbiamo la fortuna di aver realizzato questo sogno. Per me il rullo, quando suono il tamburo, non ho idee nel capo, cioè ho la testa libera, ho emozioni, mi sprigiono e mi rilassa anche un po', sinceramente. Suonare il tamburo mi rilassa, mi fa stare tranquillo, è una cosa che mi piace fin da piccolo, quindi ognuno ha le sue passioni, io questa, e fortunatamente mi ha dato delle soddisfazioni. Ecco Nicola, c'è un momento particolare, forse ancora più emozionante rispetto all'ingresso, poi dalla bocca del casato è la sbandierata in contrada, no? Prima appunto di muoversi verso il campo, che cosa provi in quel momento? In quel momento ci sono tanti fattori che giocano a farti sbagliare o caricarti al momento dove entrare in piazza. Lì ci sono persone che ti hanno seguito finché sei piccolo, che ti hanno insegnato, hanno visto crescere, amici, familiari, e quando sei lì tutti a guardare te, fare un qualcosa in cui hai dato il cuore, ti sei allenato mesi e mesi, è un sogno veramente indescrivibile. La prima volta mi ricordo che sono entrato in piazza, 2 notti non ho dormito. Allora, noi andiamo a vedere adesso
come stanno dal punto di vista delle emozioni Alfieri e Tamburino della Contrada della Selva, che invece il 2 di luglio entreranno in piazza. Noi stamattina siamo andati a sentirli proprio per capire anche dalla loro voce che cos'è ovviamente anche per loro questa passione del tutto particolare, solo dei giovani, dei ragazzi senesi, e che cosa pensano in vista appunto dell'appuntamento con il tufo il 2 luglio. Abbiamo quindi sentito il Tamburino della Selva Leonardo Del Porro e gli Alfieri Giovanni Cini e Guido Francioni. Fra l'altro Leonardo Del Porro è figlio di un ex capitano della Selva e Giovanni Cini figlio di un ex priore, ex capitano, ex barbaresco, perché Velio Cini ha svolto vari ruoli nella Selva. Andiamo a sentirli. Leonardo Del Porro, Guido Francioni, Giovanni Cini, come dire il tris che rappresenterà la Selva sul campo per il corteo storico del 2 di luglio. Tamburino e due Alfieri, è così. E poi i nomi Del Porro Cini che ricordano una dinastia di dirigenti della Selva, peraltro ancora decisamente attivi e vincenti. Allora, qui siamo alla bocca del Casato. Rullo del tamburo il 2 luglio e poi si entra. Che cosa proverai? Indubbiamente un'emozione grandissima, più durante l'attesa, quando senti il suono del campanone, aspetti l'avanti selva con abbastanza del tremolio delle mani. Una volta entrati direi che comunque un po' di tensione cala, rimani concentrato solo sul tamburo, sul suono del tamburo e eventualmente a non prendere stecche, bordate o cose così, e quindi la tensione cala. Comunque è sempre una grande emozione rappresentare i colori della Contrada sul tufo. Ecco, Guido Francioni, siete all'esordio, sarà il primo ingresso? Penso di no. No, è la quinta volta che entriamo in piazza, abbiamo esordito nel 2006, poi il 2007, 2010, 2011 e adesso. Quindi diciamo che da una parte siamo abituati alla routine, però questo vale per tutti. Ogni volta è come la prima, l'emozione, la tensione, il tempo che si dilata e si accorcia. Quindi diciamo siamo abituati, però sono cose che contano relativamente. Giovanni Cini, i ragazzi della vostra età nelle altre città si emozionano per il calcio, per le serate in discoteca, per le ragazze, quello ovviamente anche voi, la terza cosa specialmente. Voi avete qualcosa che invece fa parte, come dire, dell'identità genetica? Sì, sicuramente è un mondo diverso, le Contrade, tutto è una passione indescrivibile, una grandissima passione, non è paragonabile assolutamente per noi senesi a sport, serate in discoteche. Siamo uniti, diciamo, da questo amore per la Contrada, per il palio, e questa è una cosa che sicuramente ci rimarrà per sempre. Ecco. Ecco. Nome Del Porro significa un dirigente della Selva di primo piano, priore e capitano, capitano, tuo babbo. Ecco, quando parlate tra di voi, la frase prima era in un altro modo, è ricorrente oppure no? Sì, direi di sì, che ultimamente comunque si vede una grossa impronta di cambiamento fra le Contrade, Siena tutta, comunque il palio è diventato sempre più un evento di fama mondiale, fra virgolette, e quindi attira sempre più turisti, ma anche gente che comunque si vuole integrare nelle Contrade, chi in punta di piedi, chi un pochino in maniera più irruenta, ma comunque sì, si nota un po' il cambiamento. Ecco, diciamo. Ecco, Guido Francioni, i vostri segreti rispetto alle sbandierate? Ma i nostri segreti, innanzitutto siamo uno destro e uno mancino, quindi è un modo di girare la bandiera un po' diverso, perché certi giochi sono speculari, altri no, quindi dobbiamo un po', diciamo, conformarci per trovare le posizioni e le evoluzioni migliori. A livello di segreti quest'anno abbiamo preparato una sorpresa e diciamo si scosta un po' dalla tradizione, però non vogliamo sbilanciarci, si vedrà. Ecco, invece Giovanni Cini, è cambiata un po' la normativa per il Masgalano, ritenete che ci sia comunque sempre, come dire, la garanzia che poi vincono i migliori? Sì, questo naturalmente è chiaro. E negli ultimi anni sono cambiati un po' i regolamenti, i punteggi e c'è altre cose, insomma, più particolari, non sto a entrare nello specifico,
però comunque sì, diciamo, i migliori sono sempre quelli alla fine vincono, giustamente meritandosi il Masgalan. Grazie e in bocca al lupo. E allora, questa era la chiacchierata con i ragazzi al Fiere Tamburino della Selva. Noi abbiamo qui ancora invece gli amici del Nicchio. Niccolò Fattorini, ho fatto una domanda ai tuoi colleghi coetanei, diciamo, della Selva, rispetto al fatto, insomma, un po' un paragone con le altre città dove tutto questo non c'è. Te studi a Firenze, hai fatto l'università a Firenze, anzi sei fresco di laurea, complimenti. Grazie. Ecco, che cosa sanno di noi? Ma penso praticamente niente, almeno già per quello che riguarda il palio, poi soprattutto penso per quello che riguarda gli Alfieri Tamburini, penso non ne sappiano niente. Niente, però per voi, diciamo, è una passione che dura fino a un certo momento della vita, poi come tutte le cose che capitano siete giovanissimi, però arriverà il momento, come dire, di lasciare spazio ai più giovani. Ci pensate un po' a questo? Sì, sì, sicuramente, ma non è un problema, è giusto che le cose vadano avanti così, anzi noi ci siamo sempre impegnati per cercare di aiutare e portare avanti i giovani, che appunto nella nostra contrada entreranno anche ora a luglio, ad esempio, e quindi insomma siamo felici di farlo perché è così che la naturale evoluzione delle cose. Ecco Nicola, fra l'altro diciamolo, chi saranno appunto i vostri contraioli che entreranno a luglio? Sono Mattia Michelangeli e Mattia De Santis, tamburino Bernardino Falorni. Bernardino Falorni. Bene, quindi sono più giovani di voi, gli fate ovviamente un in bocca al lupo. Più giovani, ma sono bravissimi ugualmente. Ecco, ma voi continuerete nell'inverno ovviamente, certo, ad allenarvi. Certo, noi ci alleniamo sempre, siamo sempre pronti perché ci sta qualsiasi imprevisto. Bene. Io vi ringrazio di essere venuti via dal Rione per stare un po' con noi. Grazie davvero. Adesso un po' di pubblicità e poi la parola a Valentina. Torniamo tra pochissimo. Eccoci tornati in diretta qua dal Tartarugone in Piazza del Mercato, un cambio d'ospiti doveroso. Sì, Daniele, mi sento un po', sono arrivate un sacco di donne. Va bene. Felice? Assolutamente. Allora, do il benvenuto naturalmente agli ospiti, a cominciare da Marianna Gepponi e Daniela Pedretti, che hanno accolto il nostro invito e ci presenteranno non uno, bensì due libri per bambini, ma soprattutto uno adattissimo anche agli adulti. Poi un saluto naturalmente alla professoressa Anastasia Sardo. Buonasera. Direttrice del Centro Studi Siena Danza, accompagnata dalla figlia che è anche una ballerina, una delle ballerine di punta del Centro Studi, e quindi avremo modo di parlare con lei. E poi saluto Elisa Bassanelli e Monica Stefanelli, che in realtà forse televisivamente non le ricorderete, ma hanno curato una rubrica radiofonica proprio a Radio Siena negli scorsi mesi, dedicata alle mamme e ai bambini. E visto che parliamo di bambini con il libro di Marianna Gepponi, ci sembrava assolutamente in tema, inerente. Volentieri. Allora, inizierei proprio da voi, da come è nata questa idea di creare un libro che raccontasse il palio ai più piccoli, forse perché mancano i racconti che una volta noi avevamo dai nonni che ci tramandavano il palio? Allora, ti spiego com'è andata, che è molto semplice e volendo anche molto banale. Io lavoro in libreria, sono una mamma, E questo libro è nato per il semplice motivo che mi ero scocciata di dire a tutti che non c'erano nessun libro sul palio per bambini. Quindi ecco, è nato perché c'era proprio una carenza. Non ne potevo più. Un'esigenza, non ne potevo insomma. Più. Allora, un'esigenza prima di tutto, vabbè, libraria in quanto dal punto di vista lavorativo. E poi in quanto mamma, perché comunque magari vado a spiegare alla mia bambina come funziona il palio, le contrade, queste cose qua. Ho detto, perché non fare qualcosa che sia scritto apposta con il linguaggio per i bimbi, visto che ho anche una certa praticità, vendendo libri so come vanno fatti, sì. Ho un minimo di esperienza, quindi ho messo insieme l'esperienza di mamma con l'esperienza di libraia. E poi ho chiamato Daniela, esatto, perché i libri per bambini senza le immagini non sono niente. Secondo me le immagini grafiche insomma sono importantissime, e quindi insieme abbiamo messo su questo piccola Pacini congrega. Editore ha la creduto Pacini in editore voi. Ci ha creduto molto, ce l'ha pubblicato subito l'idea, ha sposato l'idea da subito, anzi per loro anche è stata una novità perché non hanno una linea da bambini, una linea adatta per i bambini, infatti all'inizio è stata inserita proprio nella sezione storia,
perché certo, comunque parla della storia di Siena, loro sono molto interessati alla storia di Siena. E poi voglio dire, i bambini oggi saranno i contradaioli di domani, saranno, quindi certo, è giusto, esatto, che siano, no, mi sembra una bella, no, idea. Fra l'altro, piccola esperienza personale, io ho una nipotina di 2 anni, si chiama Ambra, splendida ovviamente, e che ha un babbo splendido perché sa fare tante cose, a parte fa anche tamburi, ma ha realizzato per lei una pista, no? Una pista con i barberi, eccetera eccetera. Quindi lei sta imparando, come dire, dal vivo con questa pista, certo, i barberi, eccetera eccetera. Quando sarà il momento, libri di questo tipo li fanno senz'altro comodo, insomma. Sì, anche perché penso che secondo me c'era bisogno di un qualcosa che tirasse un filo conduttore, perché spesso anche gli stessi bambini di Siena che vivono il palio ogni giorno, però in qualche modo, no, sono anche un po' sballonzolati tra una situazione e un'altra, quindi lo imparano con l'esperienza, vivendolo. Però magari se uno si mette lì una sera prima di dormire e gli racconta per filo e per segno dall'inizio alla fine, forse riescono, no, a inserirlo anche in un contesto, anche perché secondo me il palio è comunque prima di tutto parte della storia di Siena, quindi si parte dalla storia di Siena e all'interno di essa vi si inserisce anche il palio. Per goderlo poi al meglio, no, meglio nella vita quotidiana. Sì. Allora, voi avete tra l'altro fatto 2 libri. Il primo è Ti racconto il palio di Siena. Sì, te lo posso far vedere? Certo, allora, dobbiamo farlo vedere. Guarda, ti aiuto io, mentre tu parli io lo faccio vedere, okay, a favore di camera. Allora, questo è il primo che abbiamo fatto, per bambini in età prescolare. Quindi le immagini, poi lo spiegherà Daniela, sono molto più grandi e il testo è inserito all'interno delle immagini. L'altro poi invece è stato studiato per i bambini in età scolare. E quello che però è adatto anche per gli adulti, vero? È adatto anche per gli adulti, poi per gli adulti. Deve essere comunque adatto a tutti i bambini. C'è anche una versione inglese di entrambi i libri, quindi deve essere letto e fruibile non solo per i bambini di Siena che già sanno in qualche modo, ma deve essere fruibile per chiunque, anche chi non ne sa assolutamente niente. Questa cosa sarà molto gradita a Pierluigi Sacco, e fra poco avremo. Esatto. No, perché per il discorso di Siena, capitale europea della cultura, far leggere, esatto, cose di questo tipo, esatto, insomma, esatto, ci fa capire di più. Sì, i bambini hanno molto apprezzato, la cosa ci ha fatto molto piacere. Ora magari Daniela riesce a spiegare meglio dal punto di vista grafico come è nato questo libro. Sì, abbiamo anche delle immagini, credo, non so se la regia vuole mandarle in onda. Sono interpretazioni fantasiose delle contrade, anche perché i bambini più degli adulti sanno, diciamo così, associare delle immagini, cioè, poco, diciamo così, un po' inusuali alla realtà. Certo. Anche col secondo, magari te lo passo. Vieni che ti aiuto. Grazie. Che lo facciamo vedere in camera, ecco, diciamo questo che è l'ultimo. Potere del, sì, il potere del testo illustrato è fondamentale, perché a mio modo di vedere le immagini non sono semplici elementi decorativi, sono hanno una grande potenziale. Vabbè, parte integrante espressiva proprio della storia che sì, perché si va arrivano agli occhi e alla mente del bambino prima del più testo, velocemente, quindi c'è, certo, tutto questo è, diciamo così, il mondo iconografico che colpisce prima ancora del mondo, diciamo così, alfabetico, certo, per modo di dire. Beh, io questa la trovo una cosa veramente molto molto interessante. Avete, immagino, già provato a raccontare la storia di questi 2 libri con i vostri figli, com'è andata? Abbastanza bene, direi. L'esperimento? Allora, il primo sicuramente è andato in stampa dopo che avevo fatto le prove con la mia bambina, che adesso ha 5 anni e qui dietro sta scorrazzando. Quindi avevi già fatto una sorta di statistica. Sì, anche perché ti posso dire tranquillamente che è stato tagliato e modificato in base alle sue esigenze. Quindi se a lei andava bene vuol dire che sarebbe andato bene anche a tutti gli altri. È stato un primo filtro, sì. Poi abbiamo fatto dei giri attraverso le scuole materne, l'abbiamo letto, i bambini hanno risposto molto bene, abbiamo fatto dei laboratori l'anno scorso, li stiamo proponendo anche adesso. Ai bambini è piaciuto, ci hanno, insomma, ci hanno salutato con grande calore e sono passate tantissime mamme a dirci che erano contente.
Che era un modo una cosa colorato, carina. Devo dire, divertente, preciso per far scoprire ai bimbi, no, la storia di Siena, la storia del Palio di Siena. Grazie, naturalmente, grazie a voi. Mariana Gepponi e Daniela Pedretti, rimanete ancora un po' qua con noi. Io proseguirei sul filone dei bambini con le nostre Elisa, che sono Elisa e Monica, che sono arrivate qua a Siena TV per parlarci proprio di questo sito che voi avete un po' per, credo, necessità personale, quella che vi ha spinto poi, no? Ad aprire questo sito internet dedicato proprio alle mamme, alle varie esigenze che possono avere le mamme e i loro figli. Io sto cercando un microfono, perdonatemi, eccoci qua, allora vi passo il microfono. Le mamme e i bambini, le mamme e i bambini, tante a volte problematiche, no? Quando si diventa mamme, cosa vi ha spinto ad aprire www.sienaperlafamiglia.org? Sì, abbiamo appunto iniziato a vedere che c'erano tantissime iniziative per i bambini, sia per i piccoli che per quelli un po' più grandi, toddlers famosi, no? Certo. E, in questa città e anche in questa provincia, però vedevamo che erano un po', magari alcuni le sentivamo così, giro da una nostra amica, certo. Un'altra era in un cartellone fuori, un'altra era magari su Radio Siena, eccetera, però non c'era un punto che le unisse tutte, anche per data, per tipologia, eccetera, eccetera. Allora abbiamo detto, perché non condividere tutte queste informazioni unendole in un unico posto, che era il nostro blog. Poi però vi siete allargate, perché avete cominciato a collaborare anche con gli psicoterapeuti. Esatto, abbiamo collaborato con degli psicoterapeuti, con dei pediatri, con degli specialisti in genere, anche persone che hanno avuto esperienze particolari nell'ambito della famiglia. E anche esperienze di volontariato, oppure da esigenze proprie di problematiche legate all'essere, per esempio, una ragazza madre, hanno creato delle associazioni per cui aiutano gli altri. E abbiamo raggruppato tutte quelle persone che avevano qualcosa da dire per quanto riguarda il tema della famiglia e dei bambini e della loro crescita. E l'abbiamo messo insieme nel nostro sito, dove ognuno di loro tiene una rubrica, e generalmente mensilmente esce un articolo, e che ci aiutano in qualche modo anche a organizzare i nostri incontri, che fino adesso si sono chiamati il tè con l'esperto, che abbiamo organizzato per tutto l'inverno, e dove ognuno di loro si è prestato gratuitamente per rispondere alle domande di tutti quei genitori che avevano delle problematiche da affrontare, bisogno di una, no? Di una risposta di un supporto gratuita, totalmente gratuita. E ringraziamo anche tutti quelli che hanno partecipato, perché comunque certo. È stato un momento importante per quanto riguarda. Avete formato una bella famiglia, no? Sì, con poi, il vostro sito. E poi non solo, abbiamo messo su una piccola trasmissione su Radio Siena, che va in onda ormai ogni lunedì dalle 5 alle 5 e mezza. E che ritroveremo sicuramente, sì, che ritroveremo sicuramente anche in autunno. Anche lunedì questo, tra due giorni. Non ci siamo ancora andate in vacanza, no, con non la rubrica. Non ma andremo, tra poco ci racconterete meglio e più a fondo il vostro sito, tutti i vostri obiettivi. Prima però, Daniele, non l'abbiamo salutata ancora. In Piazza del Campo andiamo. Lei è la nostra regina della notte, possiamo dirlo, e quindi andiamo a vedere gli incontri fatti in questa prima notte senese di Palio. Amici di Piazza con Vista, buonasera, saluto sia Valentina che Daniele e tutti gli ospiti ovviamente in studio. Come sempre io faccio un po' di giratine per la Piazza del Campo e mi capita sempre di incontrare persone veramente molto disponibili e simpatiche che si concedono ai nostri microfoni. Qua con me ho Alberto, intanto voglio ricordare, e lo vedete forse, che siamo proprio all'altezza del bandierino, proprio sul tufo, e chiedo ovviamente ad Alberto se è la prima volta che viene qua nella nostra città. Sì, è la prima volta in assoluto, e quindi un must doveroso essere presenti almeno alle prove, all'evento. Allora, da Trieste però conoscevi il Palio, l'avrai visto, ecco, cosa ti colpisce essendo qua dal vivo oggi, magari dopo averlo visto in televisione? Beh, innanzitutto l'attaccamento comunque di qualsiasi contradaiolo, di ogni contrada, e l'amore, la passione, la vita, l'atmosfera che si percepisce proprio.
Tra l'altro io scherzavo prima con Alberto perché, visto che siamo stati un po' toccati da questo maltempo, lui viene da Trieste, al maltempo ci siete un po' abituati, Bora e quant'altro, però mi dicevi che la settimana scorsa facevate tutti il bagno, 40 gradi. Beh, 40 no, però sì, però ci stava in acqua e pareva che finalmente l'estate fosse scoppiata, no? Senti, non è che avete portato voi allora il freddo? L'avete portato qua da noi per non averlo? Ma si dice che a Siena siete tutti tosti, quindi non credo che c'era bisogno di questa ulteriore conferma. E tra l'altro Alberto, così facendo delle chiacchiere in privato, mi diceva: strano che non hai tacchi, infatti sto sulle punte per raggiungere la sua altezza, perché hai notato che qua le donne sono molto curate, soprattutto in questi giorni è un po' una vetrina, no? Allora ti chiedo anche un parere sulle bellezze che hai potuto ammirare qua in piazza. Beh sì, a parte il discorso vascisso con le turiste straniere. E anche quelle sono notevoli, dai, dillo, si vedeva. Beh sì, effettivamente si nota proprio la differenza, però le bomboniere locali indigene del posto, belle, tutte curate, perfette, pronte all'evento dell'anno sicuramente, beh, facevano il loro bel successo. Senti Alberto, non le abbiamo ancora intervistate, però voglio assolutamente presentare le tue zie, giusto? Ce le presenti tu? Sono venute con te ad accompagnarti in questo viaggio. Sì, veramente ho accompagnato io loro. Sì, è nel senso che siamo comunque andati a vedere Santa Caterina, Doveroso, insomma Duomo, eccetera, le bellezze di Siena, perché un italiano che non viene a Siena effettivamente è da vergogna. Vorrei farti l'applauso ma ho il microfono, ma fai conto che te l'ho fatto. No, perché l'Italia è bella tutta, noi stessi la provincia io la conoscevo già, sono venuto perché sono un podista, sono una maratoneta, ma Siena merita. Sì. Bello, questo è un complimento che si sente viene dal cuore. Allora, le vogliamo conoscere, le zie, potete venire qua a favore di telecamera, vogliamo conoscervi e chiedervi anche il vostro parere su Siena. La Carmela, zia Carmela. Sì, Carmela, cosa devo dirle? Come le pare Siena? Che impressione le ha fatto? Bellissima, bellissima, sì sì, è una città proprio bella e piena di movimento, piena di cose artistiche, roba antica, molto molto. Apprezzabile. L'altra zia come si chiama? E zia Anna, buonasera zia Anna. Sera. No, io sono molto entusiasta, è la seconda volta che vengo a Siena, però è bellino, non l'ho mai visto da vicino, dal vivo palio. Ecco, ma rimarrete, no, per tutta la... Esatto, sì, quindi sì, anche il palio proprio lo vedrete. Dalla piazza? Ma onestamente non ci abbiamo ancora pensato, ma qualcosa ci si vede. Ma sicuramente, troverete qualcuno sicuramente che vi ho. Ma noi camminiamo. Brava, che fa bene alla salute. Siena è una città che stimola, no? Un po' là, sì, 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 sì. È vero. Però è la nostra città di Trieste dove viviamo. Ma adesso veniamo anche noi a trovarvi, perché d'estate forse possiamo anche, è un clima accettabile. Grazie, grazie ad Alberto per il tempo che ci ha dedicato, grazie alle zie, tornate prestissimo. Noi cediamo la linea a Valentina e a Daniele, Piazza con Vista, torniamo tra poco, ancora qua dalla Piazza del Campo. Grazie, grazie mille. Lo possiamo fare un applauso a Sofia sì, e alle zie soprattutto. Vorrei. Anche per... Assolutamente, perché lei è proprio il nostro collante con la Piazza del Campo, ormai insomma i suoi interventi sono assolutamente preziosissimi per la nostra trasmissione. Io vorrei salutare Francesco Burroni naturalmente, che è arrivato ormai anche lui partner di Radio Siena e Siena TV, ma ringraziare anche la professoressa Anastasia Sarri, fondatrice dell'associazione Centro Studio Siena Danza nel lontano 1986, quindi insomma da veramente moltissimi anni impegnata proprio con lo scopo di promuovere, divulgare una delle arti più antiche praticate da sempre, ovvero la danza, che riscuote sempre di più anche grazie ai tantissimi talent, devo dire, che vanno in onda in TV ormai da anni tra i giovanissimi. Però la danza è dura, la danza ti guarda in faccia, è sicuramente una disciplina che ti insegna molto, molti valori, e ce ne parla Anastasia? Beh, buonasera a tutti, certamente la danza, oltre ad avere questo grande riconoscimento, no, che viene da, perché la danza, come si dice, è di tutti, ma si dice anche non è per tutti. Non è per tutti, ecco perché a questo punto nasce proprio da che cosa? Nasce dal sacrificio, nasce dall'amore,
dall'amore forte, e quindi l'amore forte ti porta a superare ogni tipo di sacrificio che è necessario, per cui per poter andare avanti e per potersi riconoscere nell'ambito appunto di questa difficile disciplina è importante avere un credo, un'importante fede. Ecco, una passione smisurata veramente. Sì, una passione che però non può bastare, no? Perché io posso anche amare tantissimo qualcosa, però poi se non lo riconosco e non lo faccio riconoscere questo amore e questa passione da uno studio forte, da uno studio importante, naturalmente rimane semplicemente una passione. Ecco perché la danza è molto difficile. E se mi è permesso, se mi è concesso, certo. Appunto vorrei proprio sottolineare questa aspetto, cosa, certo. Questo aspetto. Troppo spesso invece la danza viene presa come un qualcosa di... alla leggera. Sì, di leggero, proprio perché è semplice, proprio perché, ecco, qui stiamo vedendo alcuni brani dello spettacolo che abbiamo, che si è svolto il primo di giugno. Tra l'altro sembra i colori contrari, una grande pioggia di certo, colori, molto tanto bello. Colore, tanta gioia, tanto sentimento. Questo è una parte appunto molto, no? Questo tra l'altro è un estratto di una serata molto lunga, sì, che sì, è andata sì, in scena sì. Al Teatro dei Rozzi. Dei Rozzi, no? Che si chiama Una città per la danza, una città per i bambini, e quindi qui tornano i bambini, sì. Perché il lavoro che comunque noi svolgiamo durante tutto l'anno nasce, parte dai bambini per arrivare ai bambini, ai bambini dell'ospedale pediatrico ai quali noi devolviamo l'incasso delle serate, insomma, certo, che fate. Si svolgono, sì. Proprio perché la danza anche qui non deve essere un qualcosa di fine a se stesso, quindi che serve solo ed esclusivamente a qualcuno, no? A chi la studia, certo. Ma deve essere un qualcosa che è proiettato anche ad avere ad essere una necessità, insomma, ecco, quindi a fare qualcosa che possa essere fruito anche da altri, quindi noi da abbiamo tutti. Scelto tra questo. L'altro il suo lavoro, insomma, tanti anni di impegno per la danza è stato ripagato, perché siete stati segnalati come migliore scuola italiana fra centri di eccellenza, ma non solo, avete avuto anche collaborazioni importanti, Carla Fracci, solo per dirne una su tutte. Certo, certamente, proprio perché per appunto rappresentare questo quanto la danza sia fatica, però dietro la fatica, quando le cose sono fatte in un certo modo, naturalmente c'è sempre un ritorno, ed ecco che siamo stati selezionati e siamo stati appunto Centro Academy d'eccellenza, e siamo anche membri World Dance Alliance, quindi sotto l'egida dell'UNESCO, quindi insomma, ecco, siamo arrivati ad un bel punto, veramente importante, ma questo è un riconoscimento che comunque va alla città. Io ci tengo a questo, perché molte delle allieve hanno rappresentato Siena, siamo ritornati. Molte delle allieve sono incontrata questa sera, diciamo. Molte delle allieve, ecco perché ho portato solamente appunto Veronica, che le rappresenta tutte, però ecco perché molte di loro sono giustamente a godere la festa. Però. Veronica, io ti vorrei coinvolgere, però, perché qua abbiamo una mamma forte, una mamma grintosa, ma com'è essere la figlia di Anastasia Sardo? Allora, partendo dal presupposto che mi viene chiesto dalle mie compagne di corso, insomma, oh, ma domani a che ora è? Ma domani cosa bisogna mettersi? Io, boh, perché una volta entrata in casa non è che... Sveste i panni dell'insegnante, insomma, della direttrice, esatto, è mamma. Quindi molte volte si aspettano da me, magari io sia la più informata di tutte, quando in realtà vengo per ultima a scoprire le cose, come accade molto spesso. E niente... Però ti ha trasmesso comunque questo amore per la danza. Sì, certo, io... Il mio amore per la danza non è paragonabile al suo, comunque, perché lei ne ha fatto la sua vita, io invece ne sto facendo, cioè della mia vita sto facendo altro, però la danza ricopre un posto molto importante. È nel tuo DNA, dai, sì, c'è poco da diciamo fare. Diciamo che
cioè sta inserita e, ed è così, insomma. Però è quello che diceva Anastasia, giustamente, se poi ne vuoi fare veramente il tuo percorso di vita ti devi dedicare totalmente, no? A... Certamente, anche perché comunque in una città come Siena, che voglio dire danza con le sue architetture, con la meraviglia dei suoi paesaggi, il mio intento è stato proprio quello di fare in modo che la danza potesse parlare al mondo come Siena parla attraverso la musica. Abbiamo tante, l'Accademia Chigiana, abbiamo certo. Naturalmente Siena parla Siena, con Siena il Jazz, palio sono... e quindi viene conosciuto nel mondo, e quindi un piccolo contributo importante mi fa piacere, insomma, ecco, che la danza possa portare il nome di Siena in diversi punti. In giro sì, per l'Italia, perché siamo stati a Bucarest, siamo stati in tantissimi posti in Germania, insomma, e quindi siamo stati addirittura anche a New York, a Boston, insomma, e quindi Siena ci siamo fatti ascoltare. Allora, avete ancora un po' di tempo per rimanere con noi o dovete certamente scappare? Allora, no, no, lasciamo qua i nostri ospiti, così come sono adesso, tutti Daniele fermi, nel suo fermi trespolo, esatto, perché andiamo subito, ma proprio per qualche minuto, in pubblicità per regalare qualche consiglio anche agli amici che ci seguono da casa, e poi torniamo, ci sono anche loro, i nostri Sogno Livido, prontissimi per farci ascoltare ancora buona musica. Rimanete con noi, torniamo tra poco. Come promesso, pochi minuti e siamo tornati qua in diretta. Il siamo nostro cresciuti parterre è cioè, cresciuto, non cresciuti, veramente nel senso io in altezza, oramai abbiamo più, dato. Io di numero, esatto, di numero, però insomma, oltre a Francesco Burroni, che era c'entrava prima, Raffaella Zelea Ruscitto, direttore del Cittadino Buonasera Online, col quale poi parleremo di video d'autore, e il professor Pierluigi Sacco, direttore di candidatura per Siena Capitale Europea della Cultura, come con tanto di maglietta, come si legge dalla maglietta, insomma. E quindi Valentina, sì, no, io direi di partire però dando ora voce all'arte, all'estero, alla fantasia. Allora, tra l'altro abbiamo coinvolto i nostri ragazzi, la nostra band, il Sogno Livido, che così estemporaneamente hanno accettato la proposta di Francesco Burroni di essere accompagnato da un po' di musica di sottofondo. Questo è il secondo intervento, però. Ok. Nel primo lo farò un po' come l'anno a scorso, cappella, farei degli interventi tra il serio e il faceto. Il primo intervento parto dal faceto. C'è questo problema dell'acqua, del tempo, queste stagioni, non so più quella di una volta, questa festa che è sempre a rischio. Allora, nel 2010 ci fu, vi ricordate, un acquazzone tremendo, e io scrissi questa cosa. Poi dicono che sto esagerato. Ma ormai anche quelli duri come sassi hanno capito che il clima è cambiato e anche per il palio bisogna adeguarsi. Anche se il campo è tutto allagato, si trova uguale il modo d'arrangiarsi. Vuol dirsi mettere una boa al casato, una alla mossa e una materassi. E il palio vorrà dirsi fa in canoa. Se è una TV che fa la telecronaca. E avanti il gallo al primo giro di boa, ma passa all'orso con la canoa rossa, però va a sbattere in una foca monaca, il fantino affoga, vince la canoa scossa. Non è possibile. E poi un altro, faccio le cose dare argomento, non so fare. Questo è un altro che, come l'idea, il divertimento, insomma, in teoria la poesia dovrebbe occuparsi un po' di tutto, allora anche delle cose più semplici, più normali. Allora il mio amico, il mio dottore, anche mio amico, il dottor Landini dell'OHA, qualche tempo fa ci ha mandato il suo nuovo orario, quindi dal 18 luglio comincia lunedì, martedì c'è tutto questo orario, e allora io l'ho tradotto in un sonetto. Il lunedì si apre alle 10.30, lo stesso vale il venerdì mattina, che sia un ragazzo, un uomo, una vecchina, per un paio d'ore tutti si accontenta. Di martedì invece si rammenta che ha bisogno di una visitina o una ricetta per una medicina, che l'orario è 2.30, 4.30. Si apre alle 4 il giorno di mercato e con lo stesso orario si riprende il giovedì preciso e spiccicato. Ma state attenti, si chiude alle 18. Se invece va malata nel weekend, un chiamate me, ma al 118. Finirei con un breve stornello, sì, queste serie di cartoni sono molto carine, molto divertenti, mi danno un po' di preoccupazione perché io sono su 90 kg e allora direi uno stornello così potrebbe fare questi un fior di
Fiore di serra, ho mangiato tanto, ho bevuto la birra, ho mangiato tanto, ho bevuto la birra, speriamo ora tu casca per terra. Erano tutti preoccupati, eh? Invece devo dire che le sedute, benissimo, dai, guarda, comode e soprattutto... Valentina, io direi adesso di fare una domanda al professor Sacco. Sono assolutamente d'accordo, tra l'altro arriva da San Gimignano perché c'era un'altra tappa del punto mobile. Esatto, il punto mobile per Siena Capitale Europea della Cultura. Professore, fra l'altro noi stasera qui abbiamo, allora, come dire, la fantasia all'estero, l'arte geniale di Francesco, la musica giovane dei Sogno Livido. Poi abbiamo specialisti del web, cittadini online, le signore che hanno realizzato un sito. Siamo SienaPerLaFamiglia.org. Ecco, SienaPerLaFamiglia.org. Poi abbiamo la danza. E poi accanto a lei ci sono invece due persone che hanno avuto un'idea geniale. Scrivere dei libri sul paleo per bambini, ma scriverli anche in inglese. E questo mi sembra che possa essere un supporto anche per lei, che deve, come dire, combattere un paleo mica da poco per questo discorso di Siena Capitale Europea della Cultura. Insomma, siamo una città forse piena di talenti. No, i talenti ci sono e sono veramente tanti, e devo dire sia nella città che nel territorio. Il punto è che per tanto tempo questi talenti forse non sono stati anche abbastanza valorizzati, perché oggettivamente questa città ha avuto per molto tempo un'idea molto istituzionale della cultura, mentre ci si deve rendere conto che la cultura ovviamente si rinnova continuamente. E non a caso il progetto su cui si insisterà per questa capitale è il rapporto tra patrimonio e innovazione sociale, cioè far vedere in realtà come le città d'arte non sono per forza città che debbano guardare al passato, oppure città che mandano il messaggio che se si fosse passati qui tra il 300 e il 400 ci si sarebbe trovati in un posto fantastico, adesso compriamo qualche ricordino. No, l'idea è proprio di rovesciare completamente questa idea, di far vedere che tra l'altro Siena ha sempre fatto così, nei momenti di maggiore crisi ha innovato culturalmente e socialmente allo stesso tempo, e anche in un certo senso dare un esempio a tante altre città europee che sono nella stessa situazione, perché se uno oggi va a Toledo o a Bruges non è che trova una situazione molto diversa, sono città belle, però un po' finte da un certo punto di vista. Siena non è finta per nulla, però se non rilancia da questo punto di vista rischia di, come dire, scegliere come alternativa per il futuro uno sviluppo turistico che magari progressivamente finisce per distruggere questa autenticità che invece è la sua caratteristica più straordinaria ed è quella che la rende il laboratorio ideale per rilanciare la città d'arte come piattaforma per il futuro. Io fra l'altro l'ho sentita dire più volte che una delle carte delle sue carte, diciamo, in questa sfida sono le contrade, no? Ma gliel'ho sentito dire in modo non retorico e motivato. Io più volte in alcuni momenti così di incontri, convegni eccetera, ho parlato di welfare alla senese. Perché? Perché nelle contrade c'è non solo la passione genuina di tutti noi senesi, ma c'è anche una forma di volontariato, soprattutto giovanile, che va a rappresentare di per sé stesso una rete sociale, cioè nessuno è lasciato a sé stante, è difficile essere soli davvero in questa città, è così? Devo dire assolutamente sì, anche perché da non senese che è venuto a lavorare sempre più, a stare in questa città ormai sempre più spesso da 2 anni a questa parte, devo dire è una città straordinariamente accogliente e la cultura delle contrade gioca un ruolo fondamentale da questo punto di vista. Teniamo anche conto del fatto che l'Europa, quando ci chiede di sviluppare un progetto per la capitale, ci chiede anche di lavorare su dei modelli innovativi di partecipazione dei cittadini. Sembra quasi che auspichino qualcosa che qui di fatto assomiglia molto alla cultura di partecipazione delle contrade, quindi è come se noi partissimo esattamente dal punto in cui gli altri sperano di arrivare. Questo ci rende, secondo me, anche particolarmente competitivi. Vorrei dire solo una piccola cosa su questo. Noi qualche giorno fa abbiamo avuto qui il professor Jeffrey Schnapp, che è un professore di Harvard che lavora con noi su tutto il rapporto tra patrimonio e cultura digitale. Abbiamo fatto un seminario con i ragazzi delle contrade, ogni contrada ha potuto mandare qualcuno di questi ragazzi a lavorare appunto su questo laboratorio, su come utilizzare gli strumenti digitali per lavorare anche, come dire, al futuro della cultura delle contrade. Lui stesso ha riscontrato un entusiasmo, una concentrazione, una partecipazione che l'ha lasciato assolutamente sorpreso e ha detto: da qui dobbiamo partire per lavorare. Quindi confermo assolutamente il fatto che questo è davvero uno dei nostri punti di forza.
Che effetto l'ha fatta? Diciamo, questo sindaco che appena si è insediato ha detto la, come dire, la cultura me la tengo io perché voglio come dire, sfidare insieme appunto al Comitato di Siena Capitale Europea della Cultura questo discorso della candidatura che ha detto è molto importante. Beh, è un segnale molto forte, devo dire, anche solo a pochi giorni dall'insediamento il sindaco ci sta aiutando straordinariamente, non ha perso un'occasione in sede locale, in sede nazionale per rilanciare il tema della candidatura, è una cosa di cui abbiamo anche grande bisogno perché purtroppo con un anno di gestione commissariale diciamo non siamo stati particolarmente favoriti in questo senso, ma direi che ci stiamo riprendendo alla grande e davvero il contributo che ci sta dando è di primo ordine. Firenze è schierata con noi. Pisa? Beh, questa di Pisa devo dire è una cosa che sorprende un po', perché una candidatura in 2 mesi non si fa. Noi stiamo lavorando da 2 anni, tutte le candidate più serie stanno lavorando addirittura da più tempo di noi, in alcuni casi come Ravenna o Matera, che sono le nostre principali concorrenti. Non si riesce proprio a capire quale sia la logica, perché, ripeto, con questi tempi non si riesce a costruire una candidatura credibile e sicuramente si indebolisce noi, perché ci sono già stati casi nei quali, per esempio nella competizione polacca del 2016, una città lavorava da tanto tempo, la vicina, sulla scala europea Pisa è la nostra vicina, si è candidata a 2 o 3 mesi dalla fine, in quel caso alla fine sono uscite tutte e 2 al primo turno, noi in realtà stiamo lavorando per, come dire, per entrarci nel secondo turno, però sicuramente questa cosa non ci favorisce. Io spero anche nell'interesse di Pisa che si arrivi a un accordo, anche perché poi il progetto ha comunque per forza una piega anche regionale e quindi lavorando seriamente questo può essere un beneficio anche per loro, ma entrare dentro per dar fastidio a noi con tutta probabilità uscire al primo turno non capisco cosa gli possa servire. È così. Non porta buono a nessuno, come si suol dire. Direi, allora, la buttiamo in musica. Se sei d'accordo, li prendiamo un po' così alla sprovvista, però ragazzi è il bello della diretta, qua bisogna essere sempre pronti. In effetti loro sono qua seduti dall'inizio della puntata, quindi sono prontissimi. Direi di tornare in musica con Il Sogno Livido, poi parleremo ancora con voi della band, del vostro progetto, anche dei vostri sogni, perché no, immagino saranno tantissimi, visto che siete molto giovani. Ascoltiamo il secondo brano inedito che si intitola Indovina chi. Benissimo, Sogno Livido, Indovina chi. Torso tatuato, è in dubbio uno sbandato. Torso d'Adone, avrà sì e no un neurone. Son tutte scorciatoie di chi ha gli occhi sbarrati, ma vuol capire ciò che siamo. Le stime di qualcuno che nella sabbia vede il deserto. Giudizio di nessuno se mettersi in gioco è stare al coperto. Uomo colorato andrebbe marginato. Studia, ma non rende, gioventù che si arrende. Tutte le scorciatoie di chi ha gli occhi sbarrati, ma vuol capire ciò che siamo. Le stime di qualcuno che sabbia vede.
del deserto. Giudizio di nessuno, se mettersi in gioco è stare al coperto. Stime di qualcuno che nella sabbia vede il deserto. Giudizio di nessuno, se mettersi in gioco è stare al coperto. Le stime di qualcuno che nella sabbia vede il deserto. Giudizio di nessuno, se mettersi in gioco è stare al coperto. Indovina chi grazie. Grazie ragazzi, grazie. I nostri Sogno Livido, direttamente da Rock Factory, ma direttamente anche dal progetto First Generation, che fa parte proprio del corso di musica d'insieme. Ma questi inediti, perché quelli che noi sentiamo sono inediti, fanno parte di questo progetto? Sono brani che voi avete scritto e quindi anche arrangiato musicalmente durante il corso, immagino? Certamente, li abbiamo scritti, poi abbiamo confrontato le nostre idee con i nostri maestri che all'interno della scuola ci hanno aiutato a renderle anche più fruibili al pubblico. In realtà il nostro progetto è un progetto recente, perché siamo stati ideati a luglio 2012, collaudati a dicembre 2012, dalle nostre teste da gennaio 2013 è uscito al pubblico. Ah, bellissimo, tra l'altro siete freschi di un'altra partecipazione, quella alla Notte Bianca dello scorso 21 giugno, giusto? Esattamente. Che formazione, immagino, in quel caso al completo. Qua naturalmente abbiamo una piccola rappresentanza dei Sogno Livido. Sì, alla Notte Bianca tra l'altro è stato un grande successo, direi, perché davvero c'è stata tanta arte quella sera, tanta cultura appunto in questa città che ne ha da dire di cose. Insomma, il rock, ma la musica in generale, come punto cardine di aggregazione per i giovani e meno giovani, perché poi insomma non ci sono limiti di età in questo senso, è lo spirito, direi, principale poi che si aleggia al Rock Factory e che, devo dire, riesce a farlo Giacomo Paradiso, quindi lo salutiamo, poi domani sera sarà con noi. Daniele, se sei d'accordo, però io direi di andare in Piazza del Campo, dalla nostra regina della notte. Sofia che aspetta con tutti i suoi ospiti, vediamo chi ha incontrato, chi porta ai microfoni di Siena TV e Radio Siena questa sera. Stacchiamo la linea da Piazza Convista e ringraziamo Valentina e Daniele per averci ceduto la linea, per darvi un'idea di quella che è la Piazza del Campo, come sempre nei giorni di palio, e anche questo, riunirsi piacevolmente a tavola davanti a una bella pizza, tra l'altro casualmente, perché io chiaramente ho visto il fazzoletto dell'istrice, cioè mi sono fermata intuendo insomma la senesità di questo tavolo, ma ho beccato delle vere e proprie autorità, adesso non esageriamo, però un circolo importante che si occupa di cultura e di promozione della cultura, che è il Circolo dei Lenti, che state rappresentando un po'. Certo. Sì, il Circolo dei Lenti appunto fa iniziative culturali, si trova qui in un bar di Piazza del Campo e appunto si occupa di presentazioni di libri, di mostre fotografiche, mostre di pittura e anche però di convivialità, insomma cene, magari anche gite da qualche parte eccetera, perché è molto importante ritrovarsi insieme, cioè è proprio un bisogno proprio delle persone, no? In questo mondo moderno così è così appunto così problematico, ritrovarsi insieme, stare insieme è importante anche con degli scopi anche di tipo culturale eccetera, questo perché modo. No, poi la cultura insomma a Siena si respira ovunque, alla fine non abbiamo detto il tuo nome.
Luciano. Luciano, io do del tuo a tutti, me lo posso permettere? Me lo permettete? Allora abbiamo Luciano. Marcello. Marcello, poi? Riccardo. Non posso sentirli tutti, ma questa bella signora la sentiamo? Svetlana. Svetlana. Allora, lei proprio non è proprio un nome senese, ecco, immaginiamo. E allora posso chiedere... Tuo marito. Tuo marito, giustamente. Allora, l'impressione che ti ha fatto la prima volta che hai visto Siena, però te la possiamo chiedere? No, la vedo da un po' di anni ormai. Sì, da 8 anni sono a Siena. Quindi ormai sei dei nostri. Allora, vogliamo fare il punto, perché mi dicevi che adesso d'estate forse c'è un po' magari anche di pausa, no? In queste promozioni culturali. Però ci puoi dare qualche appuntamento che possiamo seguire magari dal prossimo autunno? Ora magari qui abbiamo il nostro presidente. Magari. Ah, il presidente. E allora lo sentiamo, il presidente. Ma ora sicuramente riprenderemo l'attività a settembre, fra l'altro questa è la tradizionale cena del Circolo dei Lenti, ci salutiamo prima delle vacanze, ecco, e in genere facciamo proprio questa cena in Piazza del Campo, perché quale posto più bello per noi. Siamo un po' lenti, non siamo tantissimi perché qualcuno è così lento che è partito. Non è arrivato. Non è arrivato. Comunque noi abbiamo anche una pagina, siamo organizzati anche noi, una pagina Facebook, Circolo dei Lenti, e quindi quando faremo qualche iniziativa, penso a settembre, faremo alcune conferenze, presentazione di libri, qualche mostra d'arte qui, però quello... Consultiamo il sito e aspettiamo di sapere, di capire quello che potremo osservare, questo è interessante. E poi hai detto bene, anche il cibo alla fine, ritrovarsi per il cibo è cultura, anche questo fa cultura, però non voglio approfittare della vostra gentilezza, vi auguro una buona serata, una buona cena e anche buon appetito. Grazie a voi. Noi torniamo a cedere la linea allo studio, Piazza con Vista, a voi. Grazie, grazie a Sofia che insomma ci porta sempre questi momenti di allegria poi che arrivano dalla piazza, di convivio sicuramente anche per chi non è incontrata. Daniele, torniamo con professor i nostri Zacco, ospiti, sì, il professor Zacco. Perché, professore, anche da questo spunto che ci ha dato la nostra Sofia da piazza, no? Lì a cena così dice, ma noi siamo un circolo, presentiamo libri, facciamo conferenze, c'è una ricca anche, come dire, un ricco fervore dal punto di vista di queste iniziative culturali a Siena, che rimangono un po' forse eredi delle vecchie accademie, no? Insomma, che sono state una nostra caratteristica. No, non ci dobbiamo dimenticare che Siena è una delle più importanti città europee per le accademie, per la tradizione. C'è stata una ricerca recente di un'università londinese che ha dimostrato che è una delle città dove veramente la cultura delle accademie si è definita. Certo, questa cosa ci rimane, è un po' quella tradizione su cui ricostruire di cui parlavo prima. Ma noi dobbiamo pensare che al di là di quello che già esiste, che è tantissimo, che è molto ricco, noi dobbiamo pensare come sarà questa città nel 2019 e anche oltre. Lo vorremmo sapere anche noi. È vero? Sì, un po', diciamo, siamo, come dire, vorremmo saperlo per essere ottimisti, perché bisogna esserlo, è comunque ottimista. Oltre che ottimisti, secondo me si può essere realisticamente fiduciosi, nel senso che questa è una città che ha grandissime opportunità di attrarre investimenti internazionali, che è una cosa che non ha mai fatto perché ha sempre fatto da sé, non dobbiamo spiegare perché, è una città che può attrarre grandi talenti e così fare facendo valorizzando quelli che ha già, e naturalmente soprattutto una città che deve dare una chance proprio alla generazione che nel 2019 sarà protagonista. Quindi il lavoro che noi dobbiamo fare adesso è anche pensare che nel 2019 la tecnologia sarà diversa da quella di oggi, per quanto quella di oggi evolva così rapidamente. Non ci dobbiamo dimenticare, tanto per dire una sola cosa, che il 10% di tutte le fotografie che l'umanità ha scattato in tutta la storia da quando la foto esiste sono state scattate nel 2012. Cioè noi ci troviamo in una fase di accelerazione vertiginosa della produzione di cultura in cui siamo tutti coinvolti, quindi è soprattutto con questo spirito che dobbiamo guardare, come questa città ha sempre saputo fare, al futuro, sapendo che noi possiamo essere una parte importante di quel futuro. Tra l'altro Valentina nel 2019 comincia già a pensarci, perché a noi Piazza con Vista lo guarderanno tutti nei tablet. Eh beh, certo. Cioè, non più nel televisore. Certo, tutti assolutamente così, sì. No, sarà così. A me fa oppure un po' nell'orologio, paura, no? Se perché ci sono video. Forse qualcos'altro. Esatto. Forse qualcos'altro. Forse uno schermo appiccicato alla parete e poi staccato come niente fosse. O saremo ubiqui e saremo in tutte le case di chi ci segue, magari. Robe incredibili. Comunque, proprio parlando di ottimismo, stavo pensando una cosa, che soprattutto negli ultimi anni, no? Tutti noi siamo stati un po' presi invece da
pensieri negativi per quello che accade in tutta Italia, ma vorrei dire in tutto il mondo. Però forse il segreto dell'essere ottimisti è avere dei progetti, avere dei sogni, no? Credere in qualcosa. In questo caso un progetto ce l'abbiamo, perché ricordiamoci che la candidatura è alla continua ricerca di volontari che possono offrire il loro contributo, giusto professore? Grazie per aver menzionato questo, assolutamente sì, e tra l'altro sarà sempre più così man mano che si va avanti, e soprattutto a partire dall'autunno, quando, se come speriamo, passeremo alla seconda fase, quella dei finalisti, veramente dovremo, e ovviamente sarà quella la vera forza, coinvolgere tutta la città. Questa è una città che peraltro, secondo me, quando si toccano le corde giuste, sa farsi coinvolgere e sa reagire come poche altre in Italia. E non dimentichiamoci un'ultima cosa: la capitale non è un'opportunità per sfoggiare gioielli di famiglia, per far vedere quanti monumenti si hanno, che storia si ha. È una opportunità per le città che sono in crisi. Se noi andiamo a vedere quali sono le città che hanno vinto negli ultimi anni o che saranno le capitali dei prossimi anni, sono tutte città che non necessariamente brillano per un grande patrimonio, ma che hanno progetti in alcuni casi anche straordinariamente innovativi. Quindi è questo lo spirito su cui ci dobbiamo sintonizzare. Io vorrei fare un'ultima domanda, professore. Sì. No, poi magari resta con noi, mi vengono in mente altri, ma insomma, si sa che per questa sfida della capitale europea della cultura ci vuole un'azione di lobby a livello europeo, a Bruxelles, ma in generale a livello europeo, lobby in senso positivo, non in senso di trame oscure. Insomma, noi chi è che ci sta dando una mano, con chi facciamo un po' sponda, lo possiamo dire, professore? Allora, la migliore lobby da questo punto di vista è quello di fare, appunto, come giustamente si diceva, un lavoro di grande qualità e soprattutto di parlare con le altre capitali. I giurati sono quasi sempre ex direttori di precedenti capitali, quindi gente molto esperta che sa qual è la differenza tra un progetto fatto bene e un progetto meno bene o ben fatto. Nel nostro caso noi stiamo lavorando con molte capitali europee della cultura e sono particolarmente orgoglioso di dire che la capitale dell'anno scorso, Guimarães, Portogallo, che tra l'altro è andata benissimo e che conclude la prossima settimana il suo programma, ci ha invitato addirittura a tenere una delle relazioni conclusive della loro capitale per parlare del nostro progetto. La nostra migliore lobby è questa, cioè le altre città capitali che ci danno spazio perché credono che il nostro progetto sia interessante. Bene. La parola al professor Sacco di cambiare lo slogan, togliere il 2019 e scriverci sempre, cioè che questa città diventi sempre da ora in poi tendenzialmente una delle capitali europee della cultura. Ecco. E l'obiettivo sarebbe quello? Mi sembra, allora, comunque un'ottima annotazione. Assolutamente. Io vorrei tornare invece da Elisa e Monica. Lo ricordiamo, il portale è www.sienaperlafamiglia.org, il primo portale nato proprio per i bambini e per i genitori in Siena e provincia, perché insomma la famiglia è un bene importante, ma spesso, ditemi in questo perché io non ho figli, quindi non so, però mi dicono che poi quando arriva un bambino la coppia va un po' in crisi. Nel vostro portale so che ci sono anche dei consigli utili per aiutare le coppie all'arrivo del primo figlio, sì. Oltre che le mamme single o problematiche più serie, sì, giusto? Sì. Abbiamo cercato un po' di trattare tutte quei connotati che riguardano le famiglie normali, nel senso che la famiglia Mulino Bianco non esiste, non è mai esistita e non, esatto, mai esisterà, grazie a Dio. Esistono famiglie con piccole, medie e grandi problematiche, tutte affrontabili, grazie anche e soprattutto anche delle volte dei piccoli consigli, però delle persone giuste. Abbiamo la nutrizionista che magari dà dei piccoli hints, appunto, consigli su cosa mangiare, eccetera. Però abbiamo psichiatri, psicologi, psicoterapeuti che parlano un po' delle varie, anche di come noi genitori, perché non esiste il manuale purtroppo ancora. Purtroppo forse non 2019, però non esiste un manuale, quindi siamo, per me per esempio, io ho un bambino, è stato il primo bambino, era un momento bellissimo, un piano anche di incertezze, di cosa scelgo, paure, cosa devo fare, eccetera. E in più appunto abbiamo delle rubriche, una dedicata praticamente alle coppie separate, dove appunto una mediatrice familiare scrive articoli su tematiche appunto
come affrontare al meglio, dove chiedere anche consigli, insomma, certo, a degli esperti, sì, no, della materia. C'è l'email, la gente può scrivere gratuitamente e sono tutti esperti di Siena e provincia. Allora, io voglio farvi i miei complimenti, perché essere mamme oggi e conciliare lavoro e famiglia è veramente un'ardua impresa, quindi devo dire che le donne fanno delle cose straordinarie. Sarò di parte, ma concedimelo, Daniele. Poi ci siamo noi che le aiutano, no, no, noi nonni. Ah, no, i nonni sono d'accordo. Sui nonni. Papà ho qualche dubbio, ma sui nonni sono d'accordo. Quindi grazie naturalmente a Elisa Bassanelli e a Monica Stefanelli per essere state con noi. Mamme giovanissime, bellissime, che riescono a fare tutto e anche, insomma, a portare un aiuto alle altre mamme. Questo ci fa molto piacere. Saranno con noi nella rubrica di Radio Siena già da questo lunedì prossimo, se non sbaglio, perché sì, adesso siamo in giorni di palio, probabilmente la programmazione sarà un po' diversa. Quindi grazie per essere state con noi. L'ultima domanda, perché almeno libero un po' loro che hanno un freddo incredibile, vorrei coinvolgere Marianna e Daniela per continuare a parlare dei progetti legati a questi due libri bellissimi per bambini che raccontano il palio di Siena, non solo con delle parole scritte ma anche con tante immagini, abbiamo visto, bellissime di Daniela. Ci sono dei laboratori in realtà di presentazione del libro. Sì, l'anno scorso abbiamo fatto una vera e propria presentazione alla Biblioteca Comunale degli Intronati. Quest'anno abbiamo deciso solo di puntare sui laboratori creativi, perché ai bambini piacciono di più. Non presentazioni c'è a loro non sono si divertono per i grandi. E quindi, anzi, ringraziamo comunque tutte le persone, tipo il consorzio per la tutela del palio, ovviamente la casa editrice, le persone che ci hanno gravitato intorno e che ci hanno sostenuto, però ecco, i laboratori sono più importanti. Ne abbiamo già in programma alcune date da portare avanti presso il Museo d'Arte per Bambini di Siena, sito all'interno del Santa Maria della Scala, che è un luogo che purtroppo non viene visitato troppo spesso, nel senso che vengono fatti molti laboratori, le contrade aderiscono, le scuole aderiscono, però il singolo cittadino spesso non va. E quindi anche a livello personale, insomma, sto cercando, e poi con Daniela attraverso il nostro progetto del libro, di fare qualcosa, portarci le famiglie, portarci i bambini e farli vedere che anche a Siena c'è un museo d'arte per bambini specifico, con un bellissimo spazio laboratorio, ci sono delle persone molto brave e competenti e niente. Nelle prossime settimane sicuramente faremo qualcosa. Poi Daniela ovviamente è il suo mestiere, quindi colori, pennelli, ritagli e bricolage e cose varie. Non sono un'educatrice, non ho una formazione, diciamo così, pedagogica, però mi diverto. Però sei una creativa e questo poi è quello che serve, no? Per stimolarli. Aiutarli anche ad impiegare proprio le loro energie in modo benissimo creativo. A questi laboratori. Sì, assolutamente. Sì. Allora ragazzi, vi strappo una promessa, a tornare a Radio Siena quando avremo delle date precise per parlare di questi laboratori e dare degli appuntamenti più precisi, dettagliati, va bene? Grazie a Marianna Gepponi e Daniela Pedretti per essere state con noi. Francesco, permettimi, perché devo fare un ringraziamento speciale a Simona, ma a tutto il portale sienalibri.it, il portale della cultura senese, perché ci ha dato la possibilità di metterci, ci ha aiutato proprio in quella che è stata il contatto con i vari autori che avremo anche nei prossimi giorni. Adesso sono pronta per il sonetto, quello musicale, o meglio, sonetto accompagnato dalla parte poesia musicale. Scrivo anche in versi liberi, ecco. Quindi mi diverto tutte e due. E questa è Siena di notte, è un po' dedicata per il professor Sacco, ma per tutti quelli che pensano a questa città sempre immobile, ferma, no? Allora una sera torno da cena da un amico qui nell'Onda e riprendo la macchina dal parcheggio lì di Fontanella e quindi c'è questo panorama bellissimo, pioveva quella sera, era mezzanotte passata, quindi questa città apparentemente immobile, quindi Siena di notte. Prego maestro. Dormono i tetti della città, in questa notte bagnata d'autunno, dormono i piccioni, sotto le grondaie gocciolanti, dormono i lampioni che illuminano in tralice la pioggerellina leggera, dorme la torre del Mangia, ritta sui tetti, come un cavallo che dorme in piedi nella sua stalla.
e in mezzo a loro dormono le case, pigiate addossate l'una sull'altra, e dentro le case bagnate di pioggia e di notte dormono tutti, grandi, bambini, le mogli, le madri, i nonni, i nipoti. Ma sotto questo manto notturno, apparentemente immobile e uguale da secoli, migliaia e migliaia di sogni si agitano ogni notte. E dietro alle pareti di cotto e di pietra corrono cavalli bianchi e neri, ragazze seminude su spiagge di agosto turbano il sogno del ragioniere accanto alla moglie ignara, che forse a sua volta sogna un giovane berbero dagli occhi azzurri che la rapisce nella sua tenda in mezzo al deserto. Più là, un vecchio sogna la sua fanciullezza, i suoi giochi di bambino, nascondino, piacelle, tappini, di quando andava a rubare le ciliegie negli orti qua sotto. È notte, piove dolcemente, ma dentro le case migliaia di sogni danno vita ogni notte a incredibili capolavori che resteranno per sempre segreti e che svaniranno nel nulla le luci del giorno, quando anche la torre del Mangia, svegliata dai rintocchi di sunto, aprirà gli occhi per dire a tutti buongiorno. Andate a scuola, al lavoro, a passeggio, riempite di gesti, di suoni, di sudore e di amore la vostra giornata, poi stanotte, tutti insieme, sogneremo ancora. Grazie a Francesco, ma grazie anche a Alessandro che così in maniera assolutamente non preparata... No, chi ci ascolta non lo sa, ma noi facciamo grande fatica a concentrarsi, perché sì, qua c'è, sono dei ragazzi questa... che giustamente giocano. Daniele, questa è l'ora in cui comincia atmosfera. Piazza del Mercato ad animarsi. Si sente, cioè, sono questi bambini, nel sito per le famiglie, se mettete bambini andate a giocare in Piazza del Mercato, fate meno confusione in questi giorni, potrebbe essere un'idea. Perché ha fatto tanti spettacoli alle feste dell'Unità, è ormai allenato a qualsiasi tipo di... Esatto. Assolutamente. Allora io direi che noi andando un po' in pubblicità facciamo, certo, sai, qua dice il telecronista famoso e dice andiamo a prendere un tè caldo, ecco, intanto ecco, ci andiamo anche l'ora, se vuoi effetti. Salutare le tue ospiti prima, sì, della pubblicità. Sì, saluto ancora naturalmente Mariana Gepponi, Daniela Pedretti, Elisa e Monica di Siena per la famiglia.org che torneranno con noi a Radio Siena, e per voi qualche minuto di pubblicità, qualche consiglio e poi torniamo ancora qua in diretta a Piazza con Vista. Eccoci tornati in diretta qua nel nostro set, riscaldato devo dire piacevolmente dai faretti televisivi che, beh, per questa carriera di luglio fanno molto comodo, Daniele, non so, sì, se sì, sei d'accordo. Agosto, oltre a cavalli, le sagome di cartone, si mette anche il bue e l'asinello di cartone. Esatto, e tornano loro con neve, con l'inedito, con neve, quindi esatto, è perfetto. Allora, tra poco torneremo ad ascoltare Il Sogno Livido, torneremo a parlare di danza, torneremo anche in Piazza del Campo con Sofia, però adesso so che c'è un'altra parte importante di questa edizione di Piazza con Vista. Sì, c'è il video d'autore, ogni sera presenteremo appunto un video che in qualche modo ha una firma importante, e un video che parla ovviamente di palio, di contrade, insomma delle cose nostre ovviamente. Il video di stasera è firmato da Movements e quindi da Riccardo Domenichini e dal suo staff. Tra l'altro a Riccardo e al suo staff facciamo un grosso in bocca al lupo, perché quest'anno da questo palio è il service che cura tutta la ripresa e la messa in onda della manifestazione, quindi è veramente, come dire, in questi giorni sotto pressione. Però ci ha regalato questo video che poi commenteremo insieme a Raffaella Zele e a Ruscitto, e quindi direi, se la regia è pronta, di mandare il video di Movements di Riccardo Domenichini. Secondo me rifare le monture per un popolo di una contrada è come una catarsi, perché vuol dire rinnovare se stessi.
molto bene ad esempio, perché sono delle persone che fanno delle sculture addosso, io ho meno responsabilità in questo senso. Se uno si affida alla strategia teatrale, loro trovano tutto e poi se sei contento, se no, pazienza. Che tutto quello che c'è qua dentro è vita di contrada. Lo stesso Trecciolo prevede una scelta, una prova. Insomma, davvero un applauso a Movement, a Riccardo Domenichini. Sì. Questo è uno splendido video che ci riporta a quella dimensione che non è solo palio, ma è contrada, è un po' il tessuto connettivo della nostra città. Raffaella, ti avevo promesso che il video non avrebbe parlato solo del palio, no? Della contingenza di queste ore, che è pure bellissima, però qui c'è veramente l'anima della nostra città, è così. Io mi accosto sempre con molta cautela e molto rispetto nei confronti di questa, di questo tema, non essendo senese, pur stando a Siena da più di 20 anni. È sempre un'emozione vedere queste cose, perché queste scene, queste preparazioni, diciamo, al palio, perché come dicevi tu, si vede poi l'impegno e la passione quotidiana che i contradaioli senesi mettono tutto l'anno. Quindi il palio è, diciamo, il momento in cui questo impegno poi va sotto i riflettori, ma in realtà è una passione che ogni giorno i senesi rinnovano con queste belle cose che ci fanno vedere. E questa, la parola rinnovo, è proprio giusta, perché questa era la fase molto importante per ogni rione, cioè il rinnovo delle monture. Qui era la contrada del Bruco. Il rinnovo delle monture significa mettere insieme le capacità della contrada, che si fondono poi con artigiani che fanno arte davvero, perché poi il rinnovo delle monture è un momento poi di particolare emozione, in cui si va a cercare la stoffa migliore, il pezzo di cuoio migliore, si cerca di allestire tutto in un modo che poi possiamo riassumere con una parola sola, che è orgoglio e amore, sono queste due le parole. E sono il sale e il pepe della nostra città, Raffaella, che pure vivendo, come dire, venendo da un anno terribile, ritrova poi questi sapori
che lasciano pensare che il futuro non sia poi senz'altro più difficile che da altre parti. Noi abbiamo queste cose in più. Il bagaglio storico che ciascuno porta dentro di sé, i senesi, ma un po' tutti, via. Le radici sono la linfa da cui la pianta vive, diciamo, è l'elemento che poi tiene viva la pianta, quindi sicuramente è molto importante e dobbiamo sempre stare lì a curarcelo e a trattarlo con amore. Sicuramente i senesi hanno un qualcosa in più, perché questa festa non è soltanto un ricordo del passato, una riproposizione del passato, ma è la quotidianità e la contemporaneità, e quindi loro sono riusciti, per una magia tutta particolare, probabilmente legata anche alla struttura della città, alle contrade che hanno fatto continuamente rivivere certe cose, hanno questa grande fortuna. Credo che, oltre che legarla strettamente al palio, quindi a queste belle tradizioni, i senesi debbano ritrovare qualcosa in più, che in questo momento forse per tante ragioni contingenti hanno perso di vista. Professore, fra l'altro le immagini che abbiamo appena visto, come dire, ci mostrano ancora una ricchezza particolare, la manualità artigiana che è tipica della nostra città. Sì, questo è un altro tema molto importante, perché naturalmente per far rinascere la città dobbiamo anche lavorare sull'imprenditoria e sull'imprenditoria giovanile in particolare. Tra l'altro abbiamo incontrato proprio qualche giorno fa una delegazione da una città estone molto simile a Siena per dimensioni e per vocazione, che è Tartu, dove per esempio ci spiegavano che sono riusciti a fare un lavoro straordinario su tutto il tema, per esempio, della produzione tessile combinata con le nuove tecnologie, ed era, devo dire, anche per noi una cosa che ispira moltissimo. Questo saper fare senese ora dobbiamo trasmetterlo alla nuova generazione, ma non semplicemente trasmetterlo, stimolare anche, appunto, a andare oltre, a inventare da questo punto di vista. Teniamo conto che quelli di Tartu ci hanno raccontato che questo progetto di incubazione di imprenditoria giovanile negli ultimi anni ha prodotto il 5% di tutte le imprese che sono nate in città negli ultimi anni. Io credo che un'operazione del genere la possiamo fare anche noi, e non a caso loro stessi ci hanno detto: lavoriamo insieme, perché voi potete fare delle cose che noi non possiamo fare, e viceversa. Ecco, professoressa Anastasia, fra l'altro lei prima parlava giustamente di una città che danza complessivamente nella sua bellezza. Ecco, vedendo le immagini di Movement e di Riccardo Domenichini, questa assonanza, questa danza della città mi si è un po' materializzata davanti, non so se le ha fatto questo effetto. Mi ha fatto assolutamente lo stesso effetto, perché vedere questi preparativi, le prove, questo sentimento, la fede, il sacrificio, tutto questo ti fa battere il cuore, ed è questo forse la forza più importante, no? Perché in Siena, chiunque si avvicini a Siena, come chiunque si avvicini, parlo della danza, proprio perché la danza attraverso lo spettacolo mette insieme musica, movimento, quindi è la regina, no? Possiamo dire, delle arti, e così lo rivediamo anche, se mi è concesso questa similitudine, nella città stessa, che nei momenti del palio veramente raggiunge l'apoteosi di bellezza, di amore, di sentimento che tocca tutti i senesi, ma anche tutti coloro che da turisti si possono avvicinare a questa città meravigliosa. Tra l'altro, Daniele, visto che hai chiamato in causa la professoressa Sardo, io vorrei chiederle: parliamo spesso, no, di scambi culturali, so che avete dei progetti importanti proprio che riguardano la Russia e la Cina, ce ne vuole parlare, anticipare qualcosa? Allora, è già il secondo anno che mi trovo ad essere interessata allo sviluppo di questo progetto che vede la Cina
in collaborazione con l'Italia attraverso naturalmente tutte le arti. La cosa che mi interessa di più, ecco, qui possiamo vedere, mi pare che c'è proprio il un ballerino pezzo che avrebbe dovuto esibirsi, sì, questa sera, tra, sì, l'altro, poi per problemi tecnici, esatto, non siamo riusciti. Questo progetto è il progetto Turandot, che vede appunto Cina ed Italia in uno scambio culturale, e io sono interessata proprio relativamente alla danza, in quanto divento per gli studenti di Siena, senesi, cioè di Siena, che naturalmente cinesi, che stanno studiando italiano presso l'Università per stranieri, sono il diciamo il trade union attraverso il quale arriveranno a fare gli esami presso l'Accademia Nazionale di Danza di Roma. Io già lo scorso anno ho preparato una studentessa cinese, Han Han, che ha superato brillantemente gli esami presso l'Accademia Nazionale di Danza di Roma, e ora quello appunto che abbiamo appena visto è Wei, che prossimamente si confronterà appunto con questo, quindi è molto importante. Invece la Russia è una collaborazione che noi abbiamo con l'Accademia Nazionale, la terza scuola per eccellenza dopo il Bolshoi e il Kirov, che è la scuola di Perm. Quindi io spero che avremo la possibilità anche con il professor Sacco, insomma, ecco, di poter sviluppare queste importanti collaborazioni. Certo, abbiamo delle eccellenze, perché non valorizzarle? Insomma, certamente, complimenti per certamente il suo lavoro, alla professoressa Anastasia Sardo, e per essere stata con grazie noi questa sera. Grazie mille anche a Veronica che l'ha accompagnata, e poi ci auguriamo magari che per agosto, con un fondo diverso, adatto, dai, non c'è problemi, riusciremo a farle danzare, a far ballare qualcuno. Sì, sì. Allora, noi ringraziando appunto le nostre due ospiti, adesso andiamo a vedere, perché noi abbiamo Sofia in piazza, che fra poco andremo a vedere. C'è un dispiegamento di forza incredibile. E poi abbiamo mandato il nostro Andrea Frullanti, non contento di aver lavorato tutta la giornata, certo, l'abbiamo detto vai a farti un giro in città, scegli un rione e raccontaci quello che sta succedendo. Andrea Frullanti, adesso lo vediamo dove è andato, che cosa succede. Cosa siamo alla cieca, non sappiamo neppure dove è andato, però vediamo. Sappiamo che avrà scelto bene. Può partire il servizio di Andrea Frullanti. Vediamo. Allora, stacchiamo dalla cronaca pagliesca, perché Piazza con Vista è anche una parentesi piacevole per raccontare varie sfaccettature della festa. Stasera abbiamo un altro tipo di festa, non quella che si corre sul tufo, bensì la festa titolare della Chiocciola. La festa titolare della Chiocciola, sì, che è il 29 di giugno e viene sempre fatta questo giorno. Insomma, una bella occasione per stare insieme stasera, un bel rione riunito stasera. Sì, senz'altro, senz'altro. Guardate quanti siamo a tavola, per essere una serata anche così. Che anche qui, se è abbastanza fresco, lo diciamo. È abbastanza fresco, sì. Non siamo abituati a queste temperature in questo periodo. Palio da esterni, non corre nemmeno la vostra rivale, come vedete? A questo punto voi siete le super partes, potete anche sbilanciarvi in qualche pronostico, e magari contro daioli direttamente interessati non si sentono di fare. Senti, come pronostico apparentemente sembrerebbe la lupa fra la favorita numero uno, però si dice bene anche del cavallo del Leocorno, e andandoci il Bruschelli non è una mossa a caso. Sicuramente non è una mossa a caso. Vediamo, il palio poi è strano, succede di tutto, e vediamo come va a finire. Scorriamo altre persone qui, anche se c'è chi ci sfugge, allora proviamo a ribaltare il fronte del tavolo. Che atmosfera si respira oggi? Il pronostico, dici? Ma il pronostico, io vedo bene il discorso del Nicchio, perché ha montato un fantino che mi sembra che possa essere un'ottica. Il giro del Bruschelli. Poi penso di Debba al Bustelli qualcosa al Nicchio. Io penso, pensiero mio, poi il palio è vario. Guardiamo un po' la cabala, magari ieri è grandinato, quindi potrebbe essere un'idea, rientra anche quello lì nel discorso. Allora, scorriamo ancora il tavolo, qui abbiamo anche delle signore, proviamo anche a raggiungere anche loro. C'è anche chi mi ha detto che non vuole parlare, però io l'ho intervisto lo stesso, perché sappiate che Deborah, lei, è la mia parrucchiera di fiducia, quindi insomma la coinvolgo in questa sera con Tradaiola. Salutate la camera. Saluta. Ciao, ciao. Come procede questa sera? Bene, bene, fresca, direi.
però sì, ci divertiamo incontrando. Sì, sì. Buon appetito. Grazie, ciao. Allora, ancora la fresca atmosfera della festa titolare della Chiocciola. Ti era mai capitato di venire qui con la giacca come hai questa sera? No, mai. Infatti è un'estate e non arriverà mai, secondo me. Però dai, un po' abbronzata sei, dai. Sì, sono stata al mare. Allora, che atmosfera si respira questa sera a festa titolare? Proviamo a raccontarla anche per chi ci vede, grazie a Siena TV, non solo in provincia di Siena. È un'atmosfera diversa dal solito perché è più freddo e si sta peggio. No, ma in generale questa festa titolare? Un'emozione unica, perché si sta tutti insieme, riuniti in contrada e ci si diverte. Ci sono anche le amiche che non devono pensare di esserci sfuggite. Adesso passiamo anche un rapido giro di opinione con loro. Non facciamo le timide. Dai, raccontaci un po' come si vivono questi giorni di festa titolare. No, noi siamo contenti, ci si diverte molto, anche se non corriamo il palio. Quindi queste giornate, insomma, ci siamo divertite molto. Anche nei giorni passati c'era la festa qui nel rione con i vari stand, ci siamo divertiti. Quindi, insomma, non correte il palio questo 29 giugno, quasi 30 ormai, visto che l'ora inizia a essere tarda. Vi potete anche sbilanciare in qualche pronostico, no? Ma diciamo siamo tranquilli perché non corriamo né noi né la nostra avversaria, quindi poi notiamo che ci sono molte avversarie appunto in questo palio, quindi non sappiamo. Vedremo, grazie mille. Ancora della contrada della Chiocciola, questa volta siamo con Sandra, giusto? Io sono Alessandra. Perfetto, allora Alessandra, raccontaci un po' questa festa titolare. Ci stiamo provando a raccontare, diciamo, un lato e viene poco raccontato generalmente nei giorni di festa, dove anche noi giornalisti ci focalizziamo su 10 contrade che corrono, invece voi avete l'occasione di festeggiare la festa titolare il 29 giugno. Devi sapere che quando il 29 giugno è stato tolto rosso dal calendario, l'assemblea della contrada della Chiocciola, alla quale io partecipavo perché non sono giovane, ovviamente decise che poiché iniziava comunque i 4 giorni di festa di Siena, ovviamente era il momento buono per poter continuare a celebrare il 29 giugno San Pietro e Paolo nel suo giorno. All'epoca la cosa fu accettata in maniera molto buona da tutta la città perché lo trovò come un rispetto massimo della tradizione. Era anche l'epoca in cui la Selva girava il 15 d'agosto, la gente non se lo ricorda questo. No, io no, personalmente no, quindi sono sincero. No, però è vero. E quindi una cosa vi rende anche orgogliosi questo, lo possiamo dire? Certamente, noi siamo molto orgogliosi perché il giro del 29 giugno è sicuramente un giro pazzesco. Allora, oggi è cambiato perché si ritiene che i cavalli siano nevrastenici e che quindi non possano più sentire il rullo dei tamburi. Una volta noi facevamo sempre lo stesso giro, oggi invece ci dobbiamo adeguare alle contrade che corrono e che non corrono. E quindi va bene, prova a spiegare questo senso di appartenenza, di orgoglio, magari chi attraverso Siena TV ci vede anche fuori dalla provincia di Siena, come glielo provesti a spiegare? Molto semplice. Allora, noi nel 1949 abbiamo fatto il primo battesimo chiocciolino. Te sai che questo è l'anno in cui si celebrano gli 80 anni della sezione Piccoli Chiocciolini. Particolarità, sezione Piccoli Chiocciolini è nata perché un tamburino della Chiocciola, l'unico che poteva suonare così bene da entrare in piazza, non entrò nell'agosto del 32 e quindi fu deciso che i bambini della contrada imparassero a suonare il tamburo e a girare la bandiera. Va bene? Questo è l'inizio della grande storia della sezione dei piccoli che dà appartenenza. Dà appartenenza perché ieri sera nel battesimo il nostro priore a tutti i bambini ha detto: in nome del popolo di San Marco e con il beneplacito dell'eccellentissimo Seggio, io, priore di questa contrada, ti battezzo Chiocciolino Vita Natural Durante. Le cristalline acque di questa fontanina infondano a te, Pargolo, la fede dei tuoi avi e l'obbligo di trasmetterla alle generazioni future. Quindi è ovvio che qua giù tutti quelli che vedi, oggi c'è stata una cosa bellissima secondo me, un bambino ha dimostrato l'importanza dell'appartenenza alla mamma di un'altra contrada nel momento che stamattina vi rendeva onore
gli ha reso onore spiegandogli la bandiera d'onore, cioè la bandiera presa con il pinzo, da capo alla via del rione della mamma. Questo secondo me è appartenenza, è importanza della tua contrada, ma anche rispetto di tutto quell'altro. Bellissimo, bellissimo. Ringraziamo Alessandra, buon proseguimento, linea Daniele e Valentina. E noi ringraziamo Andrea per questo commento appassionato, devo dire. Ha scelto bene perché ha scelto un rione che celebra la sua festa titolare per San Pietro e Paolo come la chioccia. E poi con Alessandra davvero è riuscita a trasmetterci emozioni con semplicità ma anche con forte intensità. Professore, forse lo traduciamo in qualche lingua, inglese, francese, perché può aiutare questo intervento di Alessandra. No, io credo che uno dei nostri grandi sforzi sarà proprio cercare di far capire questa situazione assolutamente unica, che è la cultura ma soprattutto la vita emozionale delle contrade, qualcosa che per chi viene da fuori è spesso difficile da capire ma può diventare anche straordinariamente importante, perché noi in questo momento viviamo in un mondo dove le persone molto spesso, appunto, come si diceva prima, sono sole, non hanno nessun senso di appartenenza. Io credo che questa lezione che la città può dare potrebbe veramente diventare importante per molti. Anche per tutto questo si spiegano scelte come quella che ha fatto ieri il sindaco di Siena. Esatto. Difficile, molto perché... difficile, perché oggi Sofia gira tra i tavolini di Piazza del Campo, ieri sera no, perché no. Il sindaco ha detto, siccome è grandinato, siccome è l'acquazzone, bisogna togliere i tavolini perché se no domani non si fa la tratta. Andiamo a vedere l'intervista e poi la commentiamo in studio. Sindaco Bruno Valentini, per la prima volta sindaco del Palio, emozione forte? Sì, devo dire che quando sono salito, precedenti capitani... Ma rilanciamo subito l'intervista, perché appunto stamani c'era l'esordio di Valentini come sindaco, abbiamo voluto assaggiarne un po' le emozioni, ma poi volevamo sentire dalla sua viva voce perché aveva fatto fare questa ordinanza subito, diciamo, che riguardava appunto il fatto che ieri sera non ci fossero i tavolini in piazza. Raffaella, in attesa dell'intervista, che cosa ne pensi di questa decisione? Una decisione difficile, ma credo che abbia in questo caso il sindaco dimostrato l'importanza della festa e quindi era sicuramente prioritario tutelare il tufo della piazza per tutelare la sicurezza dei cavalli e per garantire comunque il buon svolgimento della carriera. Quindi purtroppo ogni tanto... gli esercenti si sono un po' infuriati, avevano anche minacciato. È inevitabile perché poi ognuno pensa che in queste sere ci sia il pienone di turisti, di gente in piazza, e in questo momento di crisi dobbiamo riconoscere che per loro è stato un grande sacrificio, però il sindaco deve pensare un po' a tutti, non solo agli esercenti di piazza. Una scelta momento. Difficile e coraggiosa anche. Sì, sì, ecco, soprattutto una scelta, no? Non una cosa mezza e mezza. E quindi giustamente, come ha detto te Valentina, gli esercenti di Piazza del Campo ovviamente non sono stati felici, hanno manifestato la contrarietà. Sarebbe bello magari a fine estate trovare un qualche modo per, come dire, fare qualcosa in piazza che consentisse a loro di avere un pienone, diciamo, per poterli non risarcire perché hanno comunque partecipato, certo, in qualche modo anche loro, seppure indirettamente, alla nostra festa. Ma se qualche idea viene può essere positiva. Intanto andiamo ora a vedere e a seguire l'intervista a Valentini. Sindaco Bruno Valentini, per la prima volta sindaco del Palio, emozione forte? Sì, devo dire che quando sono salito, precedenti capitani, sul palco di capitani, è stata una bella emozione. Lì si può vacillare perché senti non il potere ma la responsabilità davanti alla gente che ti guarda e si aspetta che ci sia qualcuno che li guida ascoltandoli, quindi con tutta l'umiltà che questa grandissima festa richiede, però dobbiamo essere un punto di riferimento, quindi si aspettano che noi decidiamo ascoltandoli, come è successo ieri sera quando abbiamo dovuto domare il primo accenno di rivolta. Ecco, accenno di rivolta, diciamolo, ieri intorno alle 17 una grandinata furibonda in Piazza del Campo, la pista di tufo era in condizioni drammatiche, quindi il sindaco ha deciso che i tavolini in piazza non potevano starci per consentire che stamani ci fosse la tratta. Sì, la cadenza degli eventi è stata questa: grandinata a metà, intorno all'1:30-2, poi pioggia costante e copiosa,
abbiamo, con la collaborazione degli esercenti, fatto togliere subito gli ombrelloni, tavoli e sedie, perché quelli favorivano la concentrazione della pioggia in un punto preciso. Poi abbiamo assunto un'ordinanza che è quella del divieto di mettere tavoline e sedie, perché il movimento delle gambe avrebbe creato delle piccole buche che non garantivano la tenuta del tufo, nonostante l'intervento dei nostri operai che era previsto per l'alba, perché sono arrivati qui fra le 4 e le 4 e mezzo. I commercianti non hanno capito, compreso, oppure pur comprendendola hanno ritenuto di avere delle forti ragioni economiche per mettere i tavolini e quindi hanno protestato venendo da me, nonostante che i nostri dipendenti, i tecnici, avessero spiegato esattamente perché prendevamo quella decisione e per tempo. In quel momento ho dovuto mettere i problemi in ordine di priorità. Il primo obiettivo era garantire ragionevolmente lo svolgimento della tratta stamani. I tempi erano questi, le tutele erano queste e in quel momento ho dovuto decidere nell'interesse della festa del Palio. Ho provato a spiegarglielo, non l'hanno, diciamo, presa bene, mi dispiace, spero che l'abbiano capito stamani. Hanno anche minacciato qualche tumulto popolare, cioè qualche contestazione di massa, ho ricevuto molte telefonate. Abbiamo mantenuto ferma la nostra decisione, una volta fatta la dovuta verifica, perché ho preferito comunque telefonare di nuovo ai nostri tecnici che mi hanno spiegato il perché prendevamo queste decisioni. Fra l'altro ci sono anche delle leggende sul fatto che al tufo ci siano anche delle aggiunte, ci siano degli additivi chimici. Il tufo è tufo della nostra terra che viene mantenuto a riposo nei nostri magazzini e viene utilizzato. È lo stesso, tranne una piccola aggiunta dell'anno scorso, rimescolato, ma è quello. Quindi non c'è niente, è solo terra della terra di Siena presa da cave vicino, addirittura da qualche cantiere del comune. Quindi i nostri operai sono arrivati la mattina, l'hanno preparato, ho dato anche qualche indicazione ai fantini, ma non ce n'è stato bisogno perché, come avete visto, le uniche cadute sono dovute a imperizia dei fantini. Quindi il tufo ha retto benissimo perché abbiamo tolto i tavolini e quindi durante la notte ha riposato, il pesticcio delle persone non gli ha fatto male, chi ha visto poi lo stato della pista ieri sera si è reso conto che forse nemmeno i tavolini ci stavano bene, anche per la temperatura era molto freddo, quindi è tutto andato bene, i senesi credo vogliono questo, chi li ascolta ma chi decide, perché alla fine il potere poi in realtà non è l'ebbrezza di comandare, ma è la responsabilità di decidere ascoltando tutti ma assumendosi la responsabilità, grazie a un ottimo staff tecnico e agli operai che ringrazio perché sono stati eccellenti come sempre. Vai. Allora, Valentina e ai nostri ospiti che ci accompagnano fino a mai alla fine, a me di questa intervista ha colpito soprattutto, come dire, la puntualizzazione fra il tema del potere e della responsabilità, professore, non so che effetto le ha fatto. No, è una puntualizzazione molto importante, anche perché non dimentichiamocelo, Siena da questo punto di vista ha una storia molto gloriosa e non a caso sul tema appunto del recuperare la dimensione di responsabilità del potere penso che si giocherà anche un pezzo importante del nostro progetto futuro di candidatura, che non a caso andrà a toccare anche questioni di questo tipo, cioè come l'economia sta cambiando la nostra vita, come l'economia condiziona in questo momento le scelte di tutti i cittadini europei. Come la nostra città, proprio per le vicende che ha avuto, può e deve da questo punto di vista rilanciare una nuova dimensione etica dell'economia. Sentire il nostro sindaco che fa questa distinzione, devo dire, è un gran bel incoraggiamento. Raffaella, sul tema ti eri già, come dire, espressa, ma su questo discorso della diversità tra potere e responsabilità forse hai qualcosa da dire? No, è molto rassicurante che ci siano amministratori che riconoscano che c'è un filo sottile che separa il potere e il senso di responsabilità. Bisogna essere sempre molto equilibrati e riconoscere quando si può cadere nella tentazione di utilizzare il potere e non di gestire e amministrare il bene comune. Si può scivolare, l'abbiamo visto in diverse circostanze, a volte in buona fede facendo piccoli danni, a volte in mala fede facendo grandissimi danni. Io
vengo, insomma, mi riconosco molto critica e faccio un grosso esercizio di critica. In questo caso riconosco al sindaco di aver preso la decisione migliore, sebbene non apprezzata dai commercianti della piazza. A volte prendere delle decisioni parzialmente impopolari ma giuste premia. E allora, Valentina? Allora, io direi, tra poco abbiamo la nostra canzone di chiusura scelta dai Sognolivido e appositamente portata per noi questa sera, ma prima ci sono dei saluti importanti dalla nostra regina della Piazza del Campo, Sofia. Fonte Gaia, uno dei posti magici, più magici di Siena, e ho fatto un piacevolissimo incontro. Intanto ve li presento, amici di Siena TV e Radio Siena, abbiamo Valerio, giusto? Sì. Ciao Valerio. Gaetana, esatto, e Silvia. Sì, sì. Ciao, buonasera a tutti. Allora, abbiamo la grande possibilità di scambiare due chiacchiere con delle studentesse, degli studenti, e quindi di chiedere anche un parere com'è vivere Siena da studenti. È sicuramente un ambiente spettacolare, le luci, l'atmosfera che si vive, cioè io sono del sud però... Vogliamo dire, tu sei pugliese, quindi le luci, i colori, la musica fanno parte del tuo DNA, sì, sì, alla sicuramente. Fine. Sicuramente, cioè la storia qua è impressionante, quindi ti fa venire, non so, quell'emozione che non provi forse giù. Il clima palio, sinceramente, è da 2 anni che sono qui e mi emoziona anche a me che... Che bello però! Perché... Hai qualche amico che magari ti illustra le cose, ti spiega un po', oppure sì, hai dovuto sì, fare... Sì, sì. Sono io che chiedo spesso ai contradaioli... Diciamolo, che contradaioli non è che se gli chiedi un parere gentilmente ti rispondono male, dici sfatiamolo, no, questo no, mito. No, è bugia, cioè. È una falsità. Noi siamo bugia, per dire, è una falsità. Bellissimo. Spesso incontrammo un signore sotto la torre che ci disse tutta la storia di Siena, ci racconta tutta la storia delle contrade. È piacevole, insomma, perché poi è una bella storia. Gaetana, come ti trovi tu? Beh, sì. Tu sei siciliana, lo vogliamo dire, una terra meravigliosa, uguale a Silvia. Sì. No, vabbè, è una città universitaria perché è piccola, tu sei tranquillissima, poi dietro c'è la storia e tutto, però... I genitori sono tranquilli perché non si va troppo a giro? No, cioè si va in giro, però comunque è sempre una città tranquilla, quindi tu comunque puoi uscire tranquillamente, non ti succede niente, però, cioè, è una città piccolissima, vabbè, che c'entra. E un po' dici, ti manca magari la vita, la movida che c'è a casa? Vabbè, ma non è tanto la movida che c'è giù in Sicilia, perché il nostro è un paesino piccolissimo, quindi non è che ci sia chissà che cosa, però ovviamente cioè l'aria di casa è l'aria di casa. Il mare. Come vi capisco. Ma si finisce a fine luglio e poi si va in vacanza, però comunque se si sta bene a Siena. Infatti io chiedevo, perché venite da paesi bellissimi dove si va noi, insomma, dove noi andiamo in vacanza, quindi per voi le vacanze sono tornare a casa, no? Sì, certo. Da mamma e babbo. Mamma e papà, scusa, hai ragione, parlavo un po' troppo senese. Senti, ma volevo sapere, siete bravi all'università? Come sono i voti? Ditemi la verità. No, allora, la media è quella che è, però come esami stiamo bene, nel senso che stiamo, diciamo, in regola. La media... Studiamo, comunque se si devono finire i 3 anni, prima finisce meglio, Biologia, cioè che... noi. Facciamo biologia, bello. Della specialistica, quindi ci sprighiamo. Andiamo a laurearci subito e poi i voti verranno dopo, diciamo. Va bene. Se studi avrei le tue soddisfazioni. Esatto, bravi. Sono dei bravi ragazzi, abbiamo beccato dei bravi ragazzi, ecco, non è che succede tutti i giorni. Io non esco per studiare. Non lo dire che ti abbiamo trovato fuori, vai via Valerio. Io direi, visto che, no, rimanete qua, siete stati simpaticissimi, anzi grazie, io direi che ci troviamo in una cornice meravigliosa. Questo è il nostro ultimo intervento dalla Piazza del Campo, che lentamente si sta popolando, chiaramente i contradaioli sono ancora a cena in contrada, piano piano affolleranno anche la Piazza del Campo e qua ci sarà anche un bel po' di movimento a beneficio dei nostri amici. Io qua vi auguro una buona serata, un buon proseguimento con Piazza con Vista. Per quanto mi riguarda, dalla Piazza del Campo ci vediamo domani mattina alle 10:30 per Restate in Piazza. Buonanotte a tutti, ciao! Ciao!
Buonanotte, grazie mille alla nostra Sofia, perché con quest'ultimo intervento insomma ci ha fatto anche un po' sorridere, sì, no? Sì, perché sì, lui era convinto, loro un po' meno, di rimanere, sì, a Siena. Non capivo però, però gli mancava qualcosa là. Ma devo dire, ragazza, che ci sono invece tantissimi studenti fuori sede che poi scelgono invece di vivere certo, nella nostra certo, città. Va bene, allora, continuiamo invece con la musica, ultimo intervento per il Sogno Livido, che sono stati con noi grazie a Rock Factory, al corso di musica d'insieme, al progetto nello specifico First Generation, l'ho detto bene? Giustissimo. Meno male, perché io con l'inglese, professore, non sono bravissima, lo so che per Siena, capitale europea della cultura, dovremmo essere un po' più portati anche alle lingue straniere. Cercherò di mettermi in pari per il 2019. Allora, ditemi un po' però, voi avete degli inediti, dove è possibile contattarvi e ascoltarli? Allora, noi abbiamo sia la pagina di Facebook, che è raggiungibile su www.facebook.com/sognolivido, oppure abbiamo il sito internet. Il sito internet che è raggiungibile al sito sognolivido.altervista.org. E beh, in questo caso, insomma, soprattutto per i musicisti, per chi fa arte, questo avvento della tecnologia, certo, che è cresciuto in un tempo così breve, fa sicuramente comodo ai nostri ragazzi. Ormai anche il web è comunicazione, anzi, soprattutto sul web si diffonde il verbo della musica e le canzoni stesse. Grazie ragazzi, grazie mille per essere stati con grazie noi. A voi. L'ultima canzone si adatta benissimo alla chiusura. Sì, infatti si chiama La canzone della buonanotte e più in tema di così non si può del resto. E quindi Sogno Livido ci augurano la buonanotte proprio con questo brano. Sulle spese, meno viaggi, più svantaggi, meno panni da lavare. E potrai giocare a Razzle con il nuovo cellulare. C'è chi parla di speranza, mette in saldo le promesse, spende i soldi per amore, poi si prende l'AIDS. Pratica bene, razzola bene, per lo Stato darebbe un rene. Dice d'essere preoccupato, ma sono altre le sue pene. In questa terra di briganti siamo santi tutti quanti, come quei predicatori con gli anelli luccicanti che proteggono le creature predilette dal Signore, quelle che sapranno a chi donare il cuore. Ninna nanna Italia, portami con te nel tuo letto grande per un po'. Una ninna nanna io ti suonerò, e se ti addormenti mi addormenterò. Ninna nanna Italia, portami con te nel tuo letto grande per un po'. Una ninna nanna io ti suonerò, e se ti addormenti mi addormenterò. Buonanotte, sogni d'oro, sogni lividi, signora, non è notte, chiudi gli occhi, distraiti, riposa. Buonanotte, sogni d'oro, sogni lividi, signora, non è notte. Del colore delle pelli non facciamo distinzione, vanno bene chiare, scure, un po' meno se terrone. Pace, amore per la nazione solo quando gioca a pallone. E per i nostri patrioti nati a calci di rigore. Ninna nanna ninna ho, lo stivale a chi lo do? L'ho già data all'uomo nero, ma nessuno ne va fiero. L'ho già data all'uomo basso e do la nausea al suo pensiero. L'uomo rosso neanche fa sul serio. Ninna nanna Italia, portami con te nel tuo letto grande per un po'. Una ninna nanna io ti suonerò, e se ti addormenti mi addormenterò. Ninna nanna Italia, portami con te nel tuo letto grande per un po'. Una ninna nanna io ti suonerò, e se ti addormenti mi addormenterò. Svegliarti mai. Ninna nanna Italia, portami con te nel tuo letto grande per un po'. Una ninna nanna io ti suonerò, e se ti addormenti mi addormenterò. Ninna
nanna Italia, portami con te nel tuo letto grande per un po'. Una ninna nanna, io ti suonerò e se ti addormenti mi addormenterò. Notte, sogni d'oro, sogni lividi, signora, non è notte, chiudi gli occhi. Buonanotte, sogni d'oro, sogni lividi, signora, non è notte, chiudi gli occhi, distraiti e riposa. Grazie ai Sogno Livido, Francesco, Andrea, Alessandro. Tra l'altro per Alessandro una giornata lunghissima quella di oggi, perché lui ha fatto la maturità proprio questa mattina, quindi facciamo i complimenti. E loro in tre non fanno 60 anni, certo. Daniele, io te lo dico. Però una cosa la vorrei dire, se ne sono dette di tutti i colori dei giovani italiani, bamboccioni, chi più ne ha più ne metta, di cose da dire i giovani italiani ne hanno tante, forse il problema è che non vengono ascoltati. No, infatti anche questa ninna nanna, mia mamma mi ha dato ninna nanne diverse. Esatto. Questa accende il cervello e per questo che mi piace, insomma. Grazie, grazie, grazie a Giacomo Paradiso che vi ha dato la possibilità di stare qua. Grazie mille. Bene Daniele, siamo la notte è arrivata. Piccola, ma è arrivata anche per noi. È arrivata anche per noi. Bene. Qualcuno qua ci consigliava cappuccio e pasta. In effetti sì, non sarebbe male andare a dritto. No, ringraziamo gli operatori che veramente da questa mattina, tutti i cameraman, la regia, tutto lo staff di Radio Siena e Siena TV che stanno lavorando intensamente per raccontare la festa. Speriamo di riuscirci. Noi domani sera saremo ancora qua. Certo. Io vorrei chiedere un'ultima cosa al professor Sorsacco, perché secondo me è una domanda che ci fa ben sperare, o meglio ci fa ben sperare la risposta, perché ho già avuto modo di sentirla in questa domanda, ovvero molti parlano di questo periodo veramente di crisi, l'abbiamo detto anche prima, ma ci sono delle statistiche che dicono che le città che investono in cultura, il popolo, i cittadini vivono meglio, sono più felici. Vivono di più e vivono meglio. Noi ecco. Oggi sappiamo che le persone che accedono regolarmente alla cultura vivono in media 2 anni e mezzo in più degli altri, ma soprattutto sono molto più felici, quindi da questo punto di vista effettivamente un progetto come quello della capitale è davvero un progetto anche per far star meglio le persone, e questo è vero in particolare per le persone della terza e della quarta età e per le donne. Quindi da questo punto di vista direi... Bene. Guarda, siamo a posto, Daniele. Tra l'altro nessuna città può rendere felici, specialmente in queste ore come Siena. Assolutamente, e quindi, sì. Ci guadagniamo qualche anno di vita in più, professore. Assolutamente. Allora, grazie a tutti i nostri ospiti. Noi saremo qua nuovamente, certo, per... grazie a Raffaella, Piazza... Azzelia Ruscito, direttore del Cittadino Online, professor Zacca, a tutti gli altri. Certo che sono stati con noi, è stata una lunga diretta. Saremo qua nuovamente domani sera con tanti altri ospiti musicali e non solo. Perché poi c'è tutto il tuo parterre, certo, giornalistico che ci farà compagnia. Buon palio a tutti, buonanotte, noi saremo qua domani sera con Piazza con Vista, grazie a Daniele Magrini e a tutti i nostri operatori. Grazie a tutti e buonanotte.